Parte la prima semifinale dei 1500 metri donne alle Olimpiadi di Parigi 2024 e l'ottava serata atletica leggera. In questa prima semifinale al via c'è anche Ludovica Cavalli. Nella semifinale successiva avremo anche Sintayu Vissa. Purtroppo non ce l'ha fatta Federica Del Buono. Dunque seguiamoci questa prima semifinale, passano le prime sei atlete e poi ci saranno non ci saranno ripescaggi, quindi bisognerà fare un buon piazzamento. Queste sono le iscritte, è la semifinale con, tra i nomi importanti, Tsitgai, ricorderete i bisticci con Kipegon nella finale dei 5.000 metri, motivo per il quale Battocletti per qualche tempo era anche medaglia di bronzo. C'è anche Veltegi, Hall, McKay, quindi questa è la seconda semifinale, scusatemi. La prima semifinale è quella con Laura Muir per la Gran Bretagna. Questo è il passaggio al primo giro dell'atlete, 1.06.6, dunque un ritmo forte ma non fortissimo. E si sta comportando molto bene la nostra Ludovica Cavalli, che è riuscita a guantare questa semifinale in ripescaggio, esattamente come Sintayu Vissa. Sta guidando l'australiana Griffith, a suo fianco alla keniana Chepchirchir, e in questo momento siamo intorno ai primi 500 metri di gara. Dunque una gara che, continuando su questi ritmi, dovrebbe arrivare intorno ai 4 minuti e 10, ovviamente. Aspettiamo un grande finale da parte delle atlete. Dicevo di Laura Muir, che ha avuto un passato principalmente da 800 metrista. Eccola che sta risalendo il gruppo in questo momento, a circa due giri dalla conclusione, e va direttamente in testa a scaldare i motori e a ravvivare il ritmo. Dicevo ciao a Cap, tutto funziona. Per un attimo ho parlato senza che il microfono fosse attivato, e in effetti è strano che questa chat non si... Fatemi ricaricare la chat, perché dovrebbe essere colorata. Vediamo se posso fare così. Ah, per qualche motivo è scuro, mi dispiace, però per ora concentriamoci sulla gara dei 1500 metri donne. Siamo a un giro e 200 metri alla conclusione. Muir all'esterno, all'interno Chepchirchir, ma c'è anche per l'Australia l'atleta Georgia Griffith. Vediamo se abbiamo un'idea del suo primato personale. La Griffith ha fatto 3.59.04 quest'anno. Ludovica Cavalli, così come visto, sono arrivate molto vicine alla barriera dei 4 minuti, che non è stata superata da un'italiana fin dai tempi d'oro di Gabriella Dorio. Eccoci dunque all'ultimo giro. Sta perdendo un po' Ludovica Cavalli in questo momento. 2.59 il passaggio, sta tirando Laura Muir. Ciao Pietro, ciao, l'infortunio del buono, no? Non avevo sentito, magari puoi scrivere in chat per avere informazioni rilevanti in merito a questo. Intanto siamo a 300 metri dalla conclusione, purtroppo Ludovica Cavalli sta guidando il gruppetto delle inseguitrici, davanti stanno andando forte sia Muir che anche Faith Kipegon, che mi ero dimenticato di citare come atleta importante di questa semifinale. Tsegai sarà nella seconda semifinale, dunque Kipegon davanti a Muir a 200 metri dalla conclusione, e in terza piazza dovrebbe essere la statunitense St. Pierre, in quarta piazza per la Nuova Zelanda Maria Ramsen, ma aspettiamo ovviamente il traguardo per la certezza. Quello che è l'ultimi 100 metri, no, è George Bell per la Gran Bretagna in quarta piazza. Si stanno dunque delineando le prime sei che passeranno il turno per la finale. L'ultima dovrebbe essere l'australiana che ha guidato gran parte di gara, Georgia Griffith. La vittoria per Kipegon in 3.58.65. Ludovica Cavalli arriva purtroppo soltanto in ultima posizione di questa semifinale. Per lei la stanchezza ulteriore di aver dovuto fare un turno di ripescaggio per essere di nuovo della partita. Il tempo intorno ai 4.05 per l'azzurra. Risultati ufficiali della prima semifinale dunque dei 1500 metri donne, vinta da Faith Kipegon per il Kenya in 3.58.64, Georgia Bell per la Gran Bretagna 3.59.49, che nell'ultimo retterino ha superato una Laura Muir comunque sicura della qualificazione, quarta in 3.59.83, c'è anche St. Pierre per gli Stati Uniti, Kazmireska per la Polonia, che ha fatto il primato poco sopra i 4 minuti, e poi Marquez per la Spagna. Il tempo dei cavalli dovrebbe essere intorno ai 4.03.7, aspettando l'ufficialità. Quindi Pietro, se hai informazioni ulteriori in merito all'infortunio del buono, o magari posso scrivere qualcosa qua sul sito magari della Federazione Atletica Leggera, ne possiamo parlare. Abbiamo iniziato un pochino in medias res, in quanto questa diretta era pianificata per me alle 7.35, proprio all'orario di partenza di questa gara delle semifinali dei 1500 metri donne, ma dopo di questa gara avremo un po' di tempo per accompagnarci a quelle che saranno le finali di oggi.
in particolare la finale del salto in lungo donne alle 20 con Larissa Iafichino, la finale del giavellotto uomini con forse la possibilità per Nerai Chopra, per l'India di replicarsi, la finale dei 200 metri uomini dove Lyles dovrebbe fare la voce grossa, la finale dei 400 metri ostacoli donne con la sfida McLaughlin-Lavrone contro Femke Bol e infine la finale dei 110 ostacoli uomini dove purtroppo ieri ha fallito l'obiettivo di essere della partita il nostro Lorenzo Simonelli. Quindi questa è la situazione. Cercherò adesso di recuperare una chat decente. Forse se faccio così. Togliendo e rimettendo. E se adesso scrivo i commenti, prova, dovrebbe apparire il commento corretto? Vediamo. Beh, sono riuscito ufficialmente a togliermi la chat. meglio che mai. Stamane ci sono state le batterie della 4% uomini e donne. L'Italia è riuscita a superare il turno nella 4% uomini. Ed è iniziato anche l'heptathlon femminile, attualmente impegnato nella prova del getto del peso. L'heptathlon che vede una Katarina Johnson-Thompson molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto ai campionati europei e niente da fare, Cap, i messaggi sono, dovrò recuperarli al volo e Tiam che in questo momento sta inseguendo una Sveva Gerevini che a Roma aveva realizzato il record italiano dopo così tanti anni è partita un po' meno forte rispetto ai campionati europei. Cerco di recuperare adesso i messaggi. Come sempre vedete qua sotto scorrere gli orari delle gare e il medagliere aggiornato. Gli Stati Uniti hanno vinto un altro oro ieri, siamo arrivati a 6 medaglie d'oro straripanti in queste Olimpiadi. L'Italia ferma un bronzo, il bronzo vinto 2 giorni fa da Mattia Furlani, anche se oggi c'è la possibilità di ripetere con una medaglia nella stessa gara però al femminile con Larissa Iafichino. Come altre medaglie dei salti potrebbero arrivare sia con Diaz nella gara di salto triplo che con Tamberi nella gara di salto in alto, quindi abbiamo queste possibilità. Ovviamente c'è anche il... Raga, questa live, questa chat non parte purtroppo. Ovviamente c'è anche la possibilità di vincere qualcosa di importante nella staffetta 4% uomini. Vero che stamane non siamo riusciti a passare direttamente il turno, siamo stati costretti a ricorrere al ripescaggio come ultimo dei tempi disponibili, ma è anche vero che le due batterie di qualificazione direttamente alla finale erano nettamente sbilanciate con quella dove noi siamo arrivati quinti, lottando con Canada, Gran Bretagna era nettamente più forte e con gli Stati Uniti soprattutto che hanno vinto era nettamente più forte di quell'altra. Annunciato proprio prima delle semifinali il problema microfrattura al PR di Federica. Allora questa è una cosa che per me è estremamente come dire, mi tange molto in quanto Federica Del Buono ha avuto una storia al piede molto simile alla mia attuale, è stata operata dallo stesso dottore e prendevo come riferimento il recupero di Federica Del Buono come il mio sogno di tornare ad alti livelli, o meglio, i livelli che erano quelli che mi competevano prima del fastidio al piede e di operarmi. Ma questo microfrattura al piede di Federica non è certo di buon auspicio anche per me, quindi doppio dolore, sia per la storia di un atleta che è stata così tanti anni, praticamente dal 2014 al 2022 in un calvario infinito prima di tornare a alti livelli, sia per quanto riguarda, dicevo, la mia storia personale. La 4% ha rischiato, Pietro? Beh, sì, ha rischiato, perché adesso vado a rivedere i risultati ufficiali delle batterie di qualificazione della 4% uomini. In effetti è vero che hanno sbagliato a avere questa disposizione della prima e della seconda batteria, quest'ordine partenti, perché non è poi il massimo dal punto di vista della competizione, avere ad esempio Cina, Francia e Canada che ce l'hanno fatta, sì, ma non ce l'hanno fatta Australia con il record addirittura continentale e la Nigeria con tempi migliori. L'Italia per 5 centesimi riesce a superare il turno in una formazione che vedeva Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu. Purtroppo in questa gara della 4% azzurra si sono viste
come dire, un po' di, non dico acciacchi, ma delle difficoltà ad andare al 100% per gli ultimi due frazionisti, per i velocisti dei 200 metri, che appunto il giorno prima avevano fatto le semifinali, sia di Salù che Torto. E questo sicuramente ha messo un po' di acido lattico nelle gambe a questi due atleti, e nonostante le buone frazioni di Melluzzo, che ha dato il testimone alla pari con i migliori di questa prima semifinale, e di Marcel Jacobs, che ha rassicurato per la finale di questa staffetta, appunto Risolu e Torto hanno un pochino perso, e Torto non è riuscito a dare il massimo nel retterino finale. A Roma hanno fatto 37.82, Paolo, 4.07, ma non sono così lontani se si rimettono in sesto Risolu o Torto per fare una cosa del genere anche in finale. Mi ha stupito che non ci fosse Patta, che sotto era un grande partente. Evidentemente da test interni hanno deciso che Melluzzo fosse più consono e bravo, dati i problemi di Patta nella prima frazione, anche perché questa è praticamente la stessa formazione che ha fatto il tempo che hai citato tu, Paolo, ai giochi, ai campionati europei di Roma. Mettendo in sesto Desalu e Tortu, abbiamo un giorno di tempo, magari sotto 38 ci scendiamo. Jacobs ha dichiarato che sarà un'altra storia in finale, per il bronzo arrivare sotto i 38 potrebbe essere già abbastanza. Le grandi favorite le vedete qua, Stati Uniti e Sudafrica, la Gran Bretagna non è così imbattibile, e poi dietro abbiamo formazioni, ripeto, queste tre si sono qualificate, anche nonostante le grasse, ecco, sia veramente forse al 50% ce l'hanno fatta, anche se con tempi piuttosto alti, togliendo fuori una formazione come quella giamaicana, pensate un po'. Abbiamo la seconda semifinale dei 1500 donne, intanto che è partita, la semifinale con Sintayo Vissa. Non sono riuscito a recuperare la chat ancora in questo momento, dunque intanto è fondamentale seguire questa gara e poi cercherò di farlo, anche se la vedo un po' dura in questo momento in modalità prestazione. Larissa gareggia alle 8 in punto, parte la gara del salto in lungo donne con Larissa Iapichino. La composizione della seconda semifinale della gara dei 1500 metri donne, con Perez, Lisa Koska per la Polonia, ma andando a vedere i nomi importanti, c'è cioè appunto Gudaf Tsegay e la compagna di squadra Veltegi per l'Etiopia, sono proprio loro due a condurre. In terza piazza c'è Jessica Hull per l'Australia, praticamente stanno replicando quelli che erano i pronostici già per quanto riguarda il traino di questa prima parte di gara. E poi in quarta posizione c'è l'atleta americana Nikki Hills, anche se questa atleta ha fatto, come dire, un po' parlare di sé, perché è la prima dichiarata atleta non binaria a correre tra le donne nell'atletica leggera alle Olimpiadi, quindi probabilmente non sarà contento, dovrei usare la schwa forse, non sarà contento se la chiamo al femminile. Ma a parte questo, che ovviamente non compete l'atletica leggera, la composizione della testa di questa gara dei 1500 metri è inalterata, dunque Tsegay, Veltegi, Hull e Hills, con Guillermo per la Francia che cerca di recuperare. Il passaggio al primo giro è molto più importante rispetto alla prima semifinale, siamo sul tempi di 1:01:09, il che significa un tempo finale che potrà con tutta facilità scendere sotto i 4 minuti. Sarà dura per Sintayo Vissa, che è della partita, arrivare tra le prime 6 e qualificarsi, ma con questo bel traino potrebbe essere la prima italiana dopo tanti tanti anni a scendere sotto i 4 minuti. Il secondo giro corso sul piede degli 1:03, dunque anche Sintayo, che è staccata di 2-3 secondi dalla testa in questo momento, è lì per poter scendere sotto i 4 minuti di tempo finale. Una gara un pochino monotona per quanto riguarda l'impostazione. Sintayo cerca in questo momento di venire su superando le spagnole Perez e anche la credo la portoghese Alfonso, pur se le maglie della Nike, continuo a sostenere, sono estremamente simili e difficili da discernere. Sintayo Vissa dunque che chiude questo gruppo. Quando stiamo per arrivare all'ultimo giro c'è anche la giapponese Tanaka vicino all'azzurra, nulla di nuovo per quanto riguarda la testa, arriva la campana dell'ultimo giro sul piede del 2:54 e la vedo molto bene Sintayo in questo momento, potrebbe essere veramente la gara dove l'azzurra, che in controtendenza rispetto alla nazionale italiana in generale non è andata poi così bene ai campionati europei, magari
per la legge del contrappasso andrà bene a queste Olimpiadi. Cerca di allargarsi, trova un pochino di traffico. Davanti continuano le due etiopi, davanti alla australiana Hull, poi ancora Hills e poi si fa vedere il Kenya con Ejore. Ultimi 200 metri che arrivano in questo momento con Sintayu Vissa che sta stringendo i denti per mantenersi nel gruppo di testa, attualmente intorno alla decima piazza, deve fare un ultimo gran rettilineo per continuare a cullare il sonno della finale. Intanto Jessica Hall sorpassa una Tsegay in difficoltà. Attenzione, Tsegay sta perdendo, ma dovrebbe comunque essere della partita della finale, ma non è in grande condizione. Davanti stanno tirando fortissimo, pensate che il tempo finale è dalle parti dei 3.55 e la vittoria va in 3.55.10 a Belteggi. Contiamo col cronometro e Vissa dovrebbe essere scesa ampiamente sotto i 4 minuti. Attenzione, perché dopo tanti tanti anni abbiamo un'azzurra sotto i 4 minuti nei 1.500, che prestazione! Qua viene data Sintayu Vissa intorno ai 3.58.2. Quindi felicità, perché il mezzo fondo veloce non sta facendo passi da gigante soltanto al maschile per quanto riguarda l'Italia, ma anche al femminile. Sintayu Vissa raggiunge con 3.58.2, non purtroppo la finale, ma una prestazione che in Italia non si vedeva da anni. Fatemi ricordare qual è il tempo di Gabriella Doria, credo da quelle parti, eh? Forse siamo dalle parti del record italiano. Aspettiamo che compaia la scritta per avere la certezza. Fanno prima a risolvere la questione quelli dell'informatica internazionale. Sono tanti i primati che cadono in questa gara. Ed è infatti è così. Record italiano, Sintayu Vissa, 3.58.11. Cade un record italiano, così come era stato per Pietro Arese nei 1500 metri, stavolta al femminile. E qua si parla di 40 anni dai tempi di Gabriella Dorio. Quindi pensate quanto sia storico quello che abbiamo visto adesso, nelle semifinali dei 1500 metri donne. Record nazionale che fanno anche Lisakowska per la Polonia, Perez per la Spagna, Guillermo per la Francia tra i 3.56 e 3.58, primato personale che arriva per Ejore per il Kenya, Walcott Nolan per la Gran Bretagna e Afonso per il Portogallo. Di 12 atlete sotto i 4 minuti. Che bella gara è stata. Certo, la finale era a 4 posizioni di distanza, ma è stata veramente una gara importante per il mezzo fondo azzurro. Certificato il nuovo record italiano da parte di Sintayu Vissa. E a sto punto, per me, la priorità è ristabilire la chat e poi leggerò i vostri commenti. In realtà i vostri commenti riesco già a leggerli su un'altra pagina, ma è importante che compaiano anche qua sotto. Abbiamo circa 7 minuti al via della finale del salto in lungo donne, dove Larissa Iapechino si è guadagnata la copertina di questo video. E a questo punto ma per quale motivo sto oggetto non riesce a partire? Vi posso anche raccontare presto della gara del Leptathlon femminile e darvi la classifica provvisoria. Facciamo così, vi do la classifica provvisoria. Intanto vi faccio vedere quelle che sono accedute alla finale dei 1500 donne. Belteggi, Hall, Hills, Tsegay, alla fine ce l'ha fatta con il quarto posto. Ejore per il Kenya, Guillermo per la Francia, con record nazionale. Poi Kipegon, Bell, Saint-Pierre, Muir, Kazmireska e Marquez. Quindi questa è la competizione della finale dei 1500 metri donne che vivremo credo tra 2 giorni e domani avremo altre gare che ci terranno comunque in punta di sedia per l'atletica leggera. Per quanto riguarda invece l'heptathlon che attualmente vede la terza di 4 gare, siamo alle ultime sortite nel peso. Nel primo gruppo Osterwelger su Araujo per la Colombia e Docter per l'Olanda. Nel gruppo B invece abbiamo Thiam che dopo un nullo appena realizzato 15,20 metri, tra l'altro insomma è un po' il suo punto di forza, c'è anche la Zarak Class che tanto bene ha fatto la Zarak ai campionati europei. In questo momento è nona del suo gruppo del peso con 13,69. Nel primo gruppo Katarina Johnson-Thompson fa 13,38, che per lei è comunque una gran misura, season best. E attualmente come classifica provvisoria abbiamo Nafisa Tutiam a 3.047 punti,
Johnson Thompson a 2950. Dunque, proprio in questo momento si sta concretizzando il sorpasso sulla Johnson Thompson e Hall che sale dalla terza alla seconda posizione. Ma soprattutto per i colori azzurri, Sveva Gerevini è attualmente 19esima dopo 13,40 nei 100 ostacoli, 1,74 nell'alto, nota dolente rispetto ai campionati europei purtroppo, e 12,80 nel peso, quindi credo che sia già un 150 punti di ritardo rispetto a quanto fatto vedere agli europei. Adesso per recuperare c'è bisogno soprattutto di fare un buon 200, che vivremo tra qualche istante. La chat nera la leggevo senza problemi, Cap, certo, questo è vero. Il fatto è che adesso nemmeno la chat nera funziona, quindi... Ma... che cosa sta succedendo? Per quale motivo non mi riesce... Fatemi refreshare. Niente? Allora, c'è una soluzione ulteriore. Certo, non è il massimo... richiede un minimo di preparazione, ma in teoria se faccio un cattura finestra e catturo la finestra della chat direttamente dovreste essere in grado di vederla, quindi faccio qualcosa del genere, vediamo se funziona. Stanno intanto presentando le atlete del salto in lungo donne, quindi tra un attimo arriviamo anche là. Non ho ancora chiuso tra l'altro le votazioni della mezzo scatto perché anch'io devo votare, quindi siamo un po' alle porte con i sassi, come si dice dalle mie parti, o meglio, come si dice dalle parti da quali provengo, essendo adesso in Germania. Allora, come si può catturare una finestra? Ok. Ecco fatto. Peggio di così si muore, ma almeno la chat ce l'abbiamo. Poi si taglia sopra e sotto, in questo modo. No, un po' troppo. Ecco fatto. Qualcosina dovrebbe funzionare adesso. Certo, non è il massimo, ma almeno qualcosa si vede. Adesso l'ultima cosa che devo fare è copiare dappertutto questa chat. In questo modo siamo tornati, come dire, siamo tornati attivi. Allora, leggo i vostri commenti, poi... vado di salto in lungo donne e di previsioni delle finali di oggi. Si parlava del problema di Federica Del Buono, delle difficoltà della 4% che comunque ce l'ha fatta. Cap, da non esperto, una domanda sulle qualifiche della 4% uomini. È normale di subire attenzione su Milano in questo modo? No, non è normale, ma il fatto è che negli ultimi anni, con gli esperimenti che hanno fatto sul ranking dell'atletica leggera, non si fanno più le... una distribuzione che non è più dipendente, diciamo, dai season best, ma è dipendente da quello che è la posizione nel ranking. Se questa cosa può funzionare per quanto riguarda le gare individuali per i singoli atleti, è rischiosa per le staffette, e di conseguenza è molto più difficile azzeccare la composizione giusta delle semifinali in una 4% rispetto che in una gara di 1500 metri, dove si possono permettere, ecco, di distribuire correttamente gli atleti e permettere anche di avere un giusto avanzamento dalle semifinali alla finale, anche se non ci sono ripescaggi. Quindi la staffetta è molto difficile da riuscire a inquadrare e soprattutto per quanto riguarda il ranking. E non sono riusciti ancora a risolvere la situazione correttamente. Abbiamo visto un po' le storture che abbiamo visto oggi nelle qualificazioni della gara maschile soprattutto. Poi, allora, esatto, chissà come sarebbe Citroën in una staffetta, Paolo. La staffetta ha bisogno di tanto tempo per poter essere preparata e Citroën non è semplicemente abbastanza pronto.
Intanto ancora un lancio sopra i 14 per Tiam, che è molto... Anzi, questo è Johnson Thompson. Attenzione, Caterina, Johnson Thompson ha lanciato oltre i 14 metri nel peso e dunque si va a riprendere forse la posizione che aveva ceduto a vantaggio di Nafissa Tutiam. Quindi l'heptathlon si sta veramente infiammando, una Thompson completamente diversa rispetto a quella vista ai campionati europei. Quindi Citroali deve lavorare ancora per guadagnarsi un posto in staffetta, evidentemente. Quindi abbiamo risolto per ora il problema della chat e adesso si va a raccontare quelli che sono le finali di oggi, aspettando che parta no, i primi salti del lungo. Quindi vi copio il link. In teoria... Oh, che link brutto. Fatemi dare la versione accorciata del link. Per chi non ha ancora partecipato a questo gioco, allora può premere il link che vi invio per poterlo fare. Datemi il momento di andare a prendere il post che lo pubblicizza. Tutte le volte pubblico la classifica nella sezione community del canale. La gara inizia a farsi interessante, in quanto in questo momento la classifica generale vede Fabrizio in testa con 3 punti su Luca, 4 punti su di me, e poi c'è Ivi BZ e poi Cap, Ulisse Mille, Ricky Savage. Insomma, ci sono un numero discreto di persone che... Oh, che cosa sto facendo? Maledizione! Vai via! Oh, ok, perfetto, ha funzionato. Sto litigando veramente con OBS, che è il software per fare lo streaming in questo momento. I primi salti del lungo sono già iniziati, quindi io brevissimamente vi do, come dire, le mie previsioni di oggi. C'è la gara del salto in lungo donne, appunto. Ecco, nella quale la grande favorita è Malaika Mihambo. Malaika Mihambo che ha rischiato nella qualificazione, in quanto soltanto al terzo tentativo ha realizzato la misura necessaria, ma con amplissimo margine, nel senso che ha veramente, per avere la massima sicurezza, evitato di avvicinarsi alla pedana, eppure ha fatto una grande misura. Larissa Di Apichino, primato personale di 6,97, molto costante intorno ai 6,90 quest'anno, la possibilità di vincere la sua prima medaglia olimpica, quindi sarebbe anche una bella scommessa puntare anche su di lei. C'è pure l'esuberante Tara Davis Woodhull, primato di 7,18. Io punto perché sono in Germania e la Germania non ha vinto granché, se non fosse che il decathlon, a queste Olimpiadi, su Malaika Mihambo. Pur se, solo perché voglio recuperare, quindi non ho il coraggio di scrivere ancora Iapichino, e l'ho vista molto bene in qualificazione nonostante tutto. Come tempo della come misura della vincitrice metto 7,12. Per il giavellotto uomini, qua vedo un Chopra per l'India, che è, dopo l'exploit della vittoria alle scorse Olimpiadi, è diventato molto più solido. Ha migliorato il suo primato arrivando sopra i 90 metri. No, non è ancora arrivato per ora, ha fatto 89,94, ma è molto solido e è riuscito a vincere anche molti meeting. Quindi io ritorno su Chopra, come tra l'altro è dipinto pure nell'immagine, e gli regalo, nelle mie previsioni, una prima volta sopra i 90 metri, quindi gli metto per lui 90,07. 200 metri uomini, vado velocemente qua per evitare di perdermi le grandi emozioni nel salto in lungo. Ci vedo bene Lyles che però non farà il tempo che auspica, il record del mondo, quindi per me è un Lyles che vincerà intorno ai 19,64. 400 ostacoli donne, qua vado un pochino con l'effetto sorpresa, promuovendo invece di McLaughlin Fankeball con il tempo del sogno di... Fatemi vedere qual è l'attuale record per evitare di scrivere castronate. Fanke Ball ha fatto 50,95 quest'anno, McLaughlin 50,65, record del mondo. Fanke Ball vincerà, secondo me, in qualcosa come 50,85. Per finire, i 110 ostacoli uomini, che do uno straripante Holloway, che deve, come dire, vincere i fantasmi che gli hanno impedito di prendersi l'oro olimpico ai tempi di Tokyo. Come tempo del vincitore,
metto 12 secondi e 90. Per quanto riguarda l'eptathlon donne, posso riservarmi. No, allora voto subito. E allora metto comunque una vincente Tiam, nonostante la sfida bellissima che sta vivendo con Katarina Johnson-Thompson. E per quanto riguarda invece il possibile punteggio della vincitrice, Tiam di primato personale a 7013, realizzato a Götzis, quindi per non saper leggere né scrivere, no, dai, mettiamo qualcosa come 6950 punti. Quindi queste sono le mie votazioni. Sono andato un po' lungo, quindi recupero la situazione del salto in lungo donne andando a vedere i primi salti delle atlete che contano. Quindi scusatemi se sono qualche istante dietro. Nel seguito degli eventi in diretta, mi vado a vedere subito il primo salto di Malaika Mihambo, salto in lungo donne che vede l'atleta arrivare dalle parti dei 6,80, 6,80 scarso, che è comunque la migliore prestazione finora, almeno nella mia diretta leggermente differita. Vado avanti a osservare i salti delle atlete, vediamo un po' se riesco a prendere i nomi importanti. Larissa Iapetino ha saltato 40 secondi fa, quindi vado, eccoci, col salto di Larissa. Ottimo inizio di Larissa, che sta lottando testa a testa con Malaika Mihambo, anche lei dalle parti dei 6,80 m. Quindi Larissa Iapetino esordisce nella finale del salto in lungo donne con la misura di... anzi, viene data per 1 cm davanti a Miyambo, quindi la linea virtuale era leggermente sfasata. Larissa Iapetino con 6,78 guida per 1 cm davanti a Malaika Mihambo, 6,77, e poi a Kayla Smith, 6,66. Si tratta dunque di ancora misure interlocutorie rispetto a quelle che ci aspettiamo in questa finale di alto livello. Deve ancora saltare, e lo farà tra un attimo, Tara Davis. Quindi attenzione perché iniziano già i pezzi da 90 nel salto in lungo donne. Chissà, dice Paolo, se Larissa supera proprio in questa gara i 7 metri. Speriamo perché è ormai da 2 o 3 anni che ci aspettiamo questo. Io mi ricordo nell'inverno del 2021 quando Larissa ha realizzato il record under 20, se non sbaglio, in quel tempo di 6,94 in una gara indoor e già si pensava che sarebbe involata a fare grandissime misure sopra i 7 metri a partire da quella stagione. C'è stato un po' di assestamento, ha cambiato anche guida tecnica perché da quel momento in poi è stata allenata dal padre Gianni Iapechino. E dopo un po' di assestamento che ha visto anche cambiare il suo approccio, la sua rincorsa, è diventata anche un po' più muscolata e strutturata, come è ovvio che sia quando superi, diciamo, la soglia dei 20 anni, per un atleta si cambia anche in questo, e adesso è ritornata super costante su misure interessanti e quindi potrebbe essere proprio la volta buona che supera i 7 metri. Tara Davis alza la posta in gioco, questo atleta che è famosa anche per la sua esuberanza in pedana, per come ad esempio certe volte insomma, si vesta da cowgirl dopo i salti con il cappello e faccia il suo show anche fuori dalla pedana, un po' come fa Thambery insomma nel salto in alto. Tara Davis Woodhull che arriva a 6,93 m. Quindi superando Larissa Iapichino di circa 15 centimetri. Comincia anche la finale del Giavellotto Uomini, viene riportato indietro, evidentemente perché non erano pronti dalla giuria. Il tedesco, credo Vetter, non ho riconosciuto il nome del pettorale. Quindi tra poco avremo un insight anche del Giavellotto. Ha saltato anche la rumena Alina, 6,46. E adesso abbiamo un altro nome importante nella finale del lungo donne, ovvero Ese Brume. Ese Brume, scusatemi se non vi ho fatto vedere correttamente, comunque a terra leggermente prima Larissa Iapichino, ma il salto viene dato come nullo. Quindi sono finora di 8 atlete che hanno saltato, 7 classificate. Questo è il primo nullo veramente millimetrico da parte di Ese Brume. Tara Davis dimostra quelli che sono i livelli di questa finale, ma d'altra parte per vincere bisogna fare sopra 7 metri. Ha
Per il podio 6,90 potrebbe già bastare, quindi Larissa, che ha fatto 6,78 al suo primo tentativo, può con miglioramenti relativi, comunque rimanendo nelle misure che ha già dimostrato di saper fare, assicurarsi un terzo posto. Le tensioni sono puntate ovviamente a quello che riuscirà a fare Ese Brume, che abbiamo appena visto sbagliare, ma insomma sono tanti nomi che potrebbero ambire a questa posizione. Continuano le atlete, una chiusura non eccezionale da parte della francese Kva Cha, che fa 6,56 piazzandosi attualmente in settima posizione. La gara del lungo donne negli scorsi campionati del mondo ha visto una situazione veramente interessante, con tante atlete arrivate nell'arco di pochi centimetri. Qua forse Davis e Mihambo sono sulla carta un passetto avanti rispetto a tutte le altre, ma come vi dicevo la lotta per il podio sarà veramente intensa. Davis, ora devo un po' centrare la pronuncia dell'A, comunque aveva meno 0,7 di vento, un vento che oscilla, ad esempio per Mihambo era leggermente positivo, per Larissa leggermente negativo, se tende a peggiorare con il tempo ovviamente rischia di ammazzare un po' lo spettacolo, ma non si sta parlando di dei veri e propri muri di vento contro, quindi per ora si può fare ancora grandissimi risultati. Abbiamo adesso per il Burkina Faso, poi mi correggi Pietro se sbaglio, Marte Koala che è in pedana, è la decima a saltare, il salto di Koala che è, come vi dicevo, ancora una volta dalle parti dei 6,80 m, quindi vi faccio vedere la classifica adesso perché è proprio emblematico quanti siano le prestazioni vicine a quella di Larissa Iapichino, cioè da 6,78 dell'azzurra si scende di una ventina di centimetri e siamo già alla settima classificata. Koala fa 6,61, quindi arriva un po' prima rispetto a quello che mi aspettassi, ma per tutte queste c'è ovviamente la possibilità di migliorarsi leggermente. Qua il vento è più 0,3, quindi possiamo dire con certezza che non è un vento super forte, oscilla tra i meno 1 e più 1 a favore, e qua ovviamente c'è anche il fattore fortuna. Pietro, è Weber, no Vetter, che non si è qualificato, grazie. Purtroppo non ho avuto un grande studio della finale del giavellotto maschile, quindi è stata importante l'informazione che mi avete dato anche per rimanere, per tornare in pari, diciamo. Questo è il salto della seconda delle americane che è arrivata dalle parti di Tara Davis, quindi attenzione anche a Moore per gli Stati Uniti, siamo ancora vicini ai 7 metri, un altro incomodo per il podio, e adesso per Larissa inizia a farsi, come dire, interessante per poter raggiungere questo obiettivo. Katie Moore è la seconda, la terza delle americane che saltano, perché c'è stata anche Monael Nichols che ha fatto 6,64. La prestazione di Moore, vediamo, è di non è ancora stata registrata. L'attesa che si fa snervante per l'atleta, tra l'altro una pedana perfetta, 0,6 cm, 6,96, quindi in testa Jasmine Moore 6,96, Tara Davis 6,93, Larissa Iapichino 6,78, siamo ancora soltanto al primo dei 6 salti disponibili in questa finale del salto in lungo donne, quindi grandi cose si prospettano e ribadisco che bisogna andare sopra, necessariamente sopra i 7 metri per una vittoria. Dice Paolo che il modo in cui atterra Moore dovrebbe essere una lezione anche per Larissa Iapichino. Poi Pietro, un commento su Vetter, che dopo le Olimpiadi di Tokyo è sprofondato e non è l'unico purtroppo dei lanciatori tedeschi che è calato in un abisso, diciamo, prestativo. I tedeschi sono soliti avere questo genere di cose, forse anche dipendente dalla loro personalità. Stranamente, perché magari non è mai stato in Germania, cioè è difficile per un tedesco risollevarsi dalle cadute. Gli italiani sono molto più bravi in questo. Altri salti da lungo intanto, questo è un salto un po' buttato via dalla nigeriana che è arrivata poco oltre i 6 metri, ma adesso vi vado a leggere la composizione della finale del giavellotto uomini. C'è il tedesco Weber dunque, c'è anche Vladeic, scusate, per la Repubblica Ceca,
un nome piuttosto importante in una finale olimpica, c'è Peters per Grenada, c'è Walcott per Trinidad e Tobago, e Giavellotto si è internazionalizzato incredibilmente negli ultimi anni, a partire dalla vittoria di Diego ai campionati del mondo, penso del 2015. C'è un dettaglio molto interessante, perché fanno vedere gli atleti che si stanno preparando per i 200 metri uomini e Lyles ha una mascherina in faccia. Forse sta iniziando un po' a debilitarsi, forse questa influenza, questo Covid che ha colpito ad esempio anche Palmisano nella marcia, ha iniziato a diffondersi, potrebbe essere quindi leggermente debilitato l'americano, potrebbe per questo forse andare un po' più piano, staremo a vedere tra poco. La finale dei 200 metri uomini parte alle 8:30, quindi abbiamo un quarto d'ora prima di saperlo. Si scaldano i motori anche per questa importante gara, forse la gara clou della giornata dopo i 400 metri ostacoli femminili nella sfida tra Ball e McLaughlin. Stiamo cominciando anche il secondo turno del salto in lungo con Usoro per la Nigeria al via, quindi chiudo velocemente appena Usoro salta, ecco perché è già partita. Quindi Usoro, Nigeria, anche qui un salto dalle parti di 7, ma dovrebbe essere nullo anche se di poco. Aspettiamo questo salto e poi vediamo. Un salto nullo di 5.6 cm, ma era un altro salto che poteva arrivare dalle parti di 7 metri. Dunque, nella composizione della finale del giavellotto, fare i puntati sul campione olimpico Nerai Chopra, e forse per lui la prima gara sopra i 70 metri. Abbiamo anche Da Silva per il Brasile, Elander per la Finlandia, ma vedete, rispetto agli scorsi anni non è più paesi nordici, sono venute fuori tante nazioni importanti che prima non c'erano, Nadim per il Pakistan, anche questo nome è molto importante, ed è interessante il fatto che la vittoria dell'India nella gara del giavellotto fosse la prima medaglia d'oro olimpica nell'atletica leggera nella storia di un paese che ha più di 1 miliardo di abitanti. Quindi l'India, che piano piano diventa una nazione in cui l'atletica leggera ha il suo ruolo, e si è visto anche con Sable nella gara di ieri dei 3000 metri siepi, che insomma gli indiani iniziano a farsi valere anche in discipline dove prima c'era un vuoto cosmico per questa nazione. Malaika Mihambo intanto nel salto in lungo pronta al suo secondo tentativo. In questo momento Malaika è leggermente dietro alla rissa di Apichino e fuori dal podio, anche se solo di 1 centimetro. Vediamo cosa riuscirà a fare dunque Malaika Mihambo in questo momento. La sua rincorsa parte, immagini che purtroppo non sono fluide, cerchiamo di vedere. A terra, migliorandosi, quindi 6.81, la misura ufficiale, supera la rissa di Apichino, ma non è abbastanza per averla meglio sull'americane Moore e Davis Woodhull. Quindi per ora Malaika Mihambo torna sul podio aspettando a brevissimo la risposta da parte di Larissa. Il giavellotto sì, è iniziato, Pietro, o era solo un lancio di riscaldamento da quello? No, non è iniziato, era un lancio di riscaldamento. Ok, adesso ve lo posso dire, è il motivo per il quale avevo visto sto lancio di Weber, che però era ancora senza pettorale, i giudici hanno dovuto aspettare perché erano ancora nelle fasi di riscaldamento. Tra 5 minuti partirà la finale del giavellotto uomini. Quindi avremo ancora qualche minuto prima di concentrarci su questa gara. Adesso faccio veramente l'ultima cosa per avere, come dire, una maggiore... Ecco. Tranquillità mentale. Sta chat non sarà il massimo, ma almeno la rendo abbastanza alta da poter vedere tutto. Intanto non un buon salto da parte dell'americana Nichols nel lungo donne. E adesso... E adesso, per quanto possa essere in questa soluzione di ripiego, la chat è quantomeno decente. La metto anche qui. Ecco fatto. La metto anche qua. No.
E adesso si può andare avanti. Ok. Facciamo il punto della situazione. Il salto in lungo donne in questo momento vede Moore, Davis, Mihambo, Iapichino sta per saltare, è il suo secondo tentativo in questa gara. Attualmente è in quarta posizione, ci è scivolata dopo il salto che abbiamo appena visto di Malaika Mihambo. Il giavellotto sta per partire, i 1500 metri donne hanno visto il record italiano di Sintayo Vissa dalle parti dei 3 minuti e 58 secondi, mentre il getto del peso dell'heptathlon ha, dopo che tutte le atlete hanno completato i 3 lanci, Nafisa Tutiam in testa con 15,54, un metro abbondante recuperato su Katarina Johnson-Thompson, che si traduce in circa 70 punti. In questo momento la classifica vede Tiam che ha 50 punti di vantaggio su Johnson-Thompson e un centinaio di vantaggio su Anna Hall per gli Stati Uniti. Torniamo dunque su Larissa Iapichino, perché è il suo, dicevo, secondo tentativo. In questa gara deve migliorarsi di una decina di centimetri per superare Mihambo e di una ventina per arrivare alla testa della corsa. Il salto di Larissa è un buonissimo salto, attenzione, è quantomeno terza, è molto vicina alla barriera dei 7 metri. Aspettiamo, perché abbiamo visto che era un po' ballerina la grafica della linea virtuale della testa, quindi Larissa come dire, non è detto che sia attualmente in terza piazza. Aspettiamo la misura ufficiale. Larissa Iapichino fa 6,87, quindi no, abbiamo ancora 6 cm da recuperare su Davis Woodhull, ma in questo momento Larissa Iapichino è terza. 6,96 per Moore, 6,93 per Davis Woodhull e 6,87 per Larissa Iapichino, con Mihambo a 6,81. Cerchiamo di vedere anche un po' il replay per analizzare il salto di Larissa, per capire come ha ottenuto questa grande misura. La sua grande qualità conquistata in questi ultimi anni è la continuità. Ottima la sua, diciamo, il suo balzo, 3,2 cm tra l'altro soltanto regalati in pedana. A sta tecnica, un po' mi correggete, un passo e mezzo in aria e poi il suo atterraggio. Scrivete nei commenti che poteva prendere ispirazione dall'esempio della Moore per poter migliorare quest'ultima fase del salto. Magari con un passo in più in aria potrebbe guadagnare quei 4-5 cm ed essere più vicina al terzo posto di Davis Woodhull. Ma sapete, ogni saltatore ha la sua tecnica, sono anche molto difficili da cambiare certi automatismi. Per dire, Hammer, che abbiamo visto ieri l'altro nella finale del lungo uomini, ha una tecnica piuttosto grezza, che è stata mutuata dal fatto che per gran parte della sua carriera è stato un decatleta. Forse il motivo per il quale non è riuscito ad arrivare sul podio a queste Olimpiadi, podio che invece è arrivato per Furlani. Sono 5 anni, dice Franco, che Iapichino non è su quelle misure, ed infatti è il motivo per il quale dico che la grande conquista di questi ultimi anni più che altro è la continuità, e la continuità è quella che ti riesce magari a regalare una medaglia nei grandi eventi, dove non devi aspettare l'unico salto della stagione sopra i 7 metri. Una volta che ha la continuità, allora si può iniziare a piano piano a mettere quel centimetro in più dietro l'altro per riuscire finalmente a raggiungere questo obiettivo. Poi ovviamente questa è una lettura di quella che può essere l'arco di una carriera nei salti, mettere prima la continuità e poi migliorare la prestazione. Altri lavorano in maniera diversa. Quello che è vero è che spesso tendiamo ad avere molto meno controllo su un atleta da allenatori di quanto si ammetta, e quindi alla fine uno si comporta nel modo migliore possibile per mettere l'atleta nelle condizioni di far bene, ma deve anche sottostare a delle leggi che sono non così comprensibili, e ogni atleta ha una storia diversa, quindi non farei non è un dramma e non è nemmeno una un problema, per ora, nel senso, è veramente difficile trovare l'alchimia giusta, quindi non penso che sia una colpa dell'attuale allenatore di Larissa.
È arrivato un salto notevole, come anticipato da Pietro Ploner mentre parlavo di Larissa, ma per qualche motivo la live mi si è un po' bloccata. Tara Davis supera i 7 metri, fa 7.05, quindi allunga e di nuovo in testa alla gara davanti a Jasmine Moore. Iapechino 6.87. È iniziata anche la finale del giavellotto uomini e siamo già sopra gli 80 metri con Vladic per la Repubblica Ceca, ma ovviamente una misura da vittoria sarà molto più vicina ai 90 che agli 80. Allora, giavellotto che ha visto per ora soltanto Vladic, nomi importanti. Attenzione, Peters, anche lui ha avuto la sua fetta di gloria in passato. Attenzione però che riserviamo a Nadim, a Chopra, quelli che penso essere i favoriti attuali, pure se, come dire, Peters, Iego, Weber, sono Weber, anzi, si dovrebbe dire per l'origine tedesca, sono tutti molto pericolosi. Diceva Pietro, faceva notare che, diceva, non è più scuola nordica e basta, ma della scuola nordica sono ben tre i finlandesi che sono riusciti ad accedere in finale. Dunque, tra poco avremo il lancio di Diego nel giavellotto. Tengo un occhio al lungo perché stanno completandosi i secondi turni di salto con il sorpasso in testa di Davis e Moore che salterà esattamente dopo Koala per il Burkina Faso che è chiamata in pedana. Il lancio di Peters, Grenada, giavellotto che arriva ben oltre gli 80 metri di Vladic, siamo vicini agli 85 e dunque iniziamo a ragionare in questa gara del giavellotto maschile ed è soltanto il secondo degli atleti impegnati, una gara che raggiungerà il clou con gli ultimi lanci probabilmente di qui a un'oretta. Vi ricordo che tra due minuti avremo anche la finale dei 200 metri uomini, ma l'orario lo vedete scorrere qua sotto. Non ti ricordi che te che cosava Fiona May quando atterrava nei salti, Paolo? E nemmeno io me lo ricordo. Credo che fosse, a quel tempo era raro avere tanti passi in aria, forse la stessa tecnica di Larissa, questo passo e mezzo, ma devo controllare, devo vedere. Quindi non ti posso rispondere adesso, magari qualcuno nei commenti riuscirà a rispondere prima di me. Abbiamo gli atleti dei 200 metri, Thomas in gara oggi, abbiamo Larissa Iapechino nei salto in lungo donne, abbiamo Sveva Gerevini nell'heptathlon e tra poco alle 8.55 la vedremo nelle serie dei 200 metri e poi mi dispiace dire che non abbiamo altri atleti partecipanti per la nostra nazionale in quanto Florunzo non è riuscito a cedere alla finale dei 400 metri ostacoli donne e Simonelli non è riuscito ad arrivare in finale nei 110 ostacoli uomini. Nei 200 ieri l'abbiamo visto, Lyles ovviamente è in pole per la vittoria, nonostante abbia indossato la maschera nella call room, ma né Torto né Desalu hanno ottenuto l'obiettivo finale e di conseguenza abbiamo soltanto due azzurri presenti, non per questo mancheranno le emozioni, ad essere in due della propria nazionale a prendere il via nella finale dei 200 metri uomini, sono gli atleti dello Zimbabwe, Makarawu e Charamba nelle corsie interne. C'è poi Ogando, che in questo momento fa il suo ingresso in pista per la Repubblica Dominicana, Lyles e Knighton, Stati Uniti, corsia numero 5 e corsia numero 6. Con un Lyles che è un po' un'incognita per quello che ha fatto vedere prima. Forse Knighton potrebbe approfittarne? C'è poi in corsia numero 7 Thiebogo per il Botswana, in 8 Bednarek, che adesso fa il suo ingresso in pista, molto solido come sempre, 19.59 quest'anno, in corsia numero 8, dicevo, e in 9 Fambulé per la Liberia. In tanti si sono migliorati in questa stagione. Lyles, come sempre, dice di puntare al record del mondo di 19.19, ma forse non cade questo record a queste Olimpiadi. Anche perché la pista, abbiamo visto, favorisce grandi prestazioni nel mezzo fondo, ma non così grandi prestazioni nella velocità. Vediamo, ed è fondamentale, il mood di Lyles in ingresso in pista. Solo Iapechino per le medaglie, no? Lyles è tornato bello pimpante,
guardate come salta, magari anche più delle saltatrici in lungo, e quindi è un Lyles pronto a dare spettacolo in questa finale dei 200 metri uomini. Fatemi scrivere qua sopra, dunque, finale 200 metri uomini, si diceva di Weber, e Weber sta per iniziare anche lui la sua finale, in questo caso la finale del lancio, del tiro del giavellotto, si dovrebbe dire, anche se non è tutto questo grande favorito. Il giavellotto tedesco ha visto sicuramente in passato momenti migliori rispetto a questo. Dunque uno sguardo a Weber che scaglia il suo attrezzo, nullo, niente da fare per il tedesco, era comunque dalle parti, non ce lo fanno nemmeno vedere nelle immagini, non era poi così soddisfatto del risultato. Il giavellotto in questo momento vede Walcott in testa per Trinidad e Tobago con 86-16 su Peters e Vadleich. Il salto in lungo donne invece ha tutte le atlete che hanno completato il secondo salto, Davis, Moore, Iapichino, Mihambo, Smith, si sono migliorate in parecchie, quindi aspettiamoci dei fuochi d'artificio anche nell'ultima parte di questa gara. E adesso abbiamo gli 8 della finale dei 200 metri uomini. Siamo pronti al via per la prima grande emozione in finale in pista di questa serata olimpica. Ovviamente c'è già stata la semifinale dei 1500 metri donne con il record italiano di Sintayu Vissa, 3,58 e pochi decimi. Adesso Marakawu, Charamba, Ogando, Lyles, Knighton, Tebogo, Bednarek e Fambulé saranno gli uomini dei 200 metri. La gara parte in questo momento, una partenza buona da parte di Lyles, migliore di quella di Knighton in corsia numero 6, partito bene anche Tebogo, Bednarek un pochino più lento, ingresso nel retterino finale con Tebogo, Bednarek, Lyles un po' staccato, sarà tutto rilanciato a decretare la vittoria ed è Tebogo davanti, Lyles soltanto terzo, Tebogo vince in 19.45! Tebogo per il Botswana, la sorpresa del Botswana vincente sui 200 metri, non è Lyles, Lyles è apparso un po' scarico sul retterino finale, Bednarek è riuscito a superarlo, ma il podio è forse con gli stessi attori che ci saremmo aspettato, ma con un ordine ben diverso. È un po' una mezza delusione per il team americano che la medaglia non venga qua, Lyles che ha vinto per centesimi, anzi per millesimi la gara dei 100 metri uomini, battendo Thompson per Giamaica, è arrivato terzo con 19.70, la vittoria va con il record africano a Letsile, Tebogo 19.46, secondo Bednarek con 19.62, Knighton arriva quarto con 19.99, quindi statunitensi comunque sugli scudi, Ogando quinto con 20.02, Makarau 20.10, Fambulé 20.15 e Charamba 20.53. Rividiamoci la partenza con un Lyles che era partito piuttosto bene, certo, ma riuscito a tenere benissimo il ritmo Tebogo ed anche Bednarek che è venuto un pochino su rispetto a questi due nella parte di gara che va dai meno 120 a meno 80. Ma sto retterino finale è emblematico con Lyles che di grigna denti non riesce più a recuperare, Tebogo che invece mantiene della velocità di crociera semplicemente strepitosa e di conseguenza va ad assicurarsi questa vittoria olimpica, devo dire leggermente insperata dopo un Lyles straripante, forse più nei proclami che nei risultati, perché in questa stagione comunque qua si rivede il traguardo, era andato fortissimo anche Bednarek. Tebogo si è migliorato di parecchio perché il suo record personale era di 19.50, no, quindi solo, si fa per dire 4 centesimi, ma il primato stagionale era di 19.71, mentre Lyles, se avesse replicato il 19.53 dello stagionale, quantomeno sarebbe arrivato secondo. Dunque una sorpresa che è arrivata dalla finale di 200 metri uomini, c'è il terzo salto di Malaika Mihambo, che arriva molto vicina ai 7 metri, dovrebbe aver superato di nuovo la rissa Iapichino in questa bella sfida, e adesso dicevo che 7 metri erano necessari per la vittoria, 7 metri saranno necessari per il podio, perché tra le due americane e Malaika Mihambo, che tra l'altro prende una pedana praticamente perfetta, sarà dura per la rissa trovare spazio se non riesce a fare questo fondamentale passo in avanti e questo fondamentale miglioramento. Allora,
Catalin Tecoceano, Paolo, lo vedo molto bene, e nella lotteria che sono gli 800 metri uomini potrebbe anche lui, con un grande esploit, ammire una medaglia. Quello che potrebbe fare sicuramente a queste Olimpiadi è battere l'ormai vetusto record italiano di Fiasconaro, quindi scendere dalle parti dell'1:43,5. Intanto Chopra nel giavellotto si sbilancia, ma dovrebbe salvare la sua prestazione. No, è nullo anche per l'indiano, dunque non abbiamo ancora una misura per Weber e per Chopra. Peccato che la regia non faccia vedere dove atterra il giavellotto, anche se il lancio è nullo, perché è solo per un mezzo piede sporto al di fuori della linea che non viene dato la bandiera bianca. Allora, 4 USA, Paolo Ska, dici la beffa dei 4 USA, stai dicendo che sono secondo, terzo e quarto, anche se Fambulé è mezzo americano per una carriera passata esclusivamente negli Stati Uniti. Botswana è la prima medaglia d'oro che prende, quindi questa è la grande, il grande risultato per la storia ottenuto da Letzail e Tebogo, mentre arriva per la Moldavia un lancio poco sotto gli 80 metri dal giavellotto. Tebogo che con quello che aveva fatto vedere già ai mondiali del 22, quando era ancora giovanissimo, si prenotava come grande talento dell'atletica leggera e della velocità, dovrebbe essere comunque, lui è classe 2003, Arion Knighton è classe 2004, ma paradossalmente è venuto su prima rispetto al botswaniano. Knighton che anche lui fa un po' meno di quanto ci saremmo aspettati, 19:99 per il quarto posto. Ci sono soggettive intanto che riprendono il replay di Noah Lyles, che si era già trovata indietro all'ingresso dell'ultimo rettilineo e non ha avuto proprio la forza di andare a riprendere Tebogo, anzi all'uscita di curva, come si vede chiaramente qua, era già indietro a Knighton, già indietro a Bednarek, non è nemmeno riuscito a riprendere Bednarek, anche se qua ha veramente spinto tanto, non c'è proprio riuscito negli ultimi metri. Quindi delusione Lyles, non me lo sarei proprio aspettato, quindi perdo punti della mezzo scap. Adesso lancia Walcott per Trinidad e Tobago, giavellotto che arriva sopra gli 86 metri, questa infatti è una replica del primo tentativo con il quale il rappresentante di Trinidad è riuscito a superare il precedente miglior lancio di Peters per andarsi a prendere la vittoria. Lyles non ne aveva. Non ho chiuso il pronostico, Cap, sì, però si vede l'orario in cui l'ultimo ha votato, quindi in teoria, nel senso, non cambia molto, però meglio farlo per evitare fraintendimenti. Comunque nel Google Forms si vede l'orario in cui l'ultimo ha votato, quindi anche se uno vota tardi, allora non ci sono problemi, diciamo così. Comunque adesso non si accettano più risposte a prescindere per evitare fraintendimenti. Larissa Iapichino, il suo tentativo numero 3 nel lungo donne, arriva di nuovo dalle parti dei 6:70, dunque non è miglioramento per Larissa, che si è trovata di nuovo in quarta posizione. La classifica del lungo donne vede in questo momento la prima piazza di Tara Davis, poi Moore, Mihambo, Iapichino. Abbiamo ancora queste due americane che devono saltare e dietro inizia ad essere consistente il ritardo ad esempio di Akelia Smith per la Giamaica, 6:66. Vediamo se ci sono grandi nomi che stanno rischiando di non entrare in finale per gli ultimi tre salti. Brume c'è, pur se con un 6:59, ottava posizione, sta tenendo fuori, e a sto punto è ufficialmente nona, o peggio, Usorio per la Nigeria. Sta per saltare Alina Rotaru Kotman, che ha fatto vedere comunque grandi cose a recenti campionati europei, se non sbaglio. Atleta rumena, classe 93, ve la faccio vedere appena arrivano su... È stata una volta bronzo a campionati mondiali, quindi mi ricordavo un exploit da parte di questa atleta, adesso è piuttosto lontana. Adesso dovrebbe aver realizzato la misura necessaria per battere, attenzione perché dovrebbe proprio scalzare Ese Brume, che ha comunque un salto di posizione, ed arrivare tra le prime 8. La prossima sarà Tara Davis e poi ci sarà, ottava nell'elenco, appunto la stessa Ese Brume. Aspettiamo di avere la situazione definitiva dei primi tre salti di questa finale del lungo donne. Poi... il secondo è lo stesso,
il secondo e il terzo, credo, Pietro, abbia voluto scrivere, sono gli stessi di Tokyo, ma allora il primo era DeGrasse. Sapete, ho letto parecchie interviste su Lyles ultimamente, un Lyles che è apparso più fragile rispetto a quello che intende far vedere, un atleta che ha voluto diventare il più forte per che veniva da una situazione difficile con la sua infanzia, problemi fisici, che ha voluto battere anche dimostrando di essere l'atleta più veloce al mondo. E nell'intervista si menzionava quanto la non vittoria alle Olimpiadi di Tokyo gli avesse fatto male. E continua a esserci la delusione olimpica per Lyles, che è sì diventato campione nei 100 metri, ma la sua vera disciplina di elezione sono appunto i 200. Torniamo con Tara Davis, il suo è ancora un buon salto, siamo a 6,95, guardate la costanza di rendimento di questa atleta, 6,93, 7,05, 6,95. Se eccettuiamo il primo salto, gli altri due sono più lunghi tutti e tre questi salti in realtà avrebbero garantito il podio per l'americana, che in questa occasione lascia 13,3 cm in pedana e dunque poteva forse arrivare più lontano del suo secondo tentativo valido. Faccio questi ragionamenti anche perché in futuro sperimenteranno un salto in lungo senza pedana di stacco, mentre si atteggia un attimo davanti alla telecamera l'americana, e quindi sommando i centimetri persi in pedana ai centimetri del salto effettivo si potrà vedere quanto potranno saltare lontano le atlete. Si torna con Peters, dunque il secondo turno del giavellotto maschile, il giavellotto che arriva dalle parti degli 87 metri, quindi una gara di giavellotto che si infiamma, forse altri 2-3 metri ancora gli atleti potranno tranquillamente recuperarli avvicinandosi ai 90 come possibile misura per la vittoria. Lyles venne portato via in sedia a rotelle, Pietro, questo è interessante. Ora una cosa importante, come vi dicevo, Lyles ha prestato il fianco, diciamo, a delle speculazioni nella camera d'appello perché indossava una maschera, quindi effettivamente quello che abbiamo visto in finale supporta la teoria che fosse un po' debilitato in partenza a questa gara dei 200 metri. A sto punto stiamo attenti perché potrebbero non schierare Lyles nemmeno in staffetta se non sarà nelle condizioni di poter correre. Certo, gli Stati Uniti sono già nettamente più forti con la formazione che hanno schierato in batteria di qualificazione stamani con Coleman, anche se non è stato così bravo nei cambi l'americano, e di conseguenza non dovrebbero esserci problemi, per così dire, nella vittoria. Ma i piani di Lyles di vincere ben 3 medaglie d'oro a queste Olimpiadi, proclamandosi il nuovo Bolt, non sono certamente a buon punto, se non altro per il terzo posto ottenuto oggi nella gara dei 200 metri. Quindi recupero un attimo i commenti. Allora, vediamo. No, dovremmo essere a posto. Se c'è qualcosa che non vi ho letto, scrivetela di nuovo, ovviamente sarò qui a rispondervi. È bello avere il polso di una situazione che sta effettivamente migliorando in termini di partecipazione rispetto alle prime dirette di queste Olimpiadi. Quindi abbiamo visto i terzi salti del lungo donne che in questo momento vede soltanto 3 atlete che devono saltare prima dello sbarramento, e 8 rimarranno negli ultimi 3 turni. Abbiamo ora Nadim per il Pakistan, la spallata del pakistano per un giavellotto che atterra al 92,5. Attenzione, grande performance per il Pakistan, Nadim. E sarà una sfida Pakistan contro India, una sfida tutta in chiave indiana in questo giavellotto. Quello che è certo è che Nadim realizza, e quest'anno non aveva fatto un granché nel giavellotto, realizza 92,97 dopo il primo tentativo nullo. È nettamente in testa a questa gara. Grandi misure si prospettano nel giavellotto uomini, e dovrà superarsi il campione uscente Nerai Chopra, che lancerà poco dopo Weber, ci sarà anche Keranen e Da Silva prima dell'indiano, per riuscire a superare appunto il 92,97 del pakistano. La gara divisa, Luca, se vuoi puoi tornare indietro all'inizio di questa live, la puoi vedere anche mentre sto continuando a registrare. Ci sono delle immagini interessanti intorno al minuto 15 della partenza di questa grande prestazione da parte dell'Azzurra. Ricordo, record italiano tolto a niente meno che
Gabriella Doro, Dorio, Sintayuvis, che è nella prima di sempre per l'Italia nei 1500 metri donne. Weber, giavellotto uomini, c'è un pochino da aspettare dopo il terzo salto del lungo, prima che le atlete continuino, devono anche cambiare l'ordine di salti. Ovviamente la rissa, se tutto rimane com'è, salterà per quinta, prima delle tre che occupano le prime posizioni della gara e l'attuale podio. Weber va dalle parti degli 87 metri, che vuol dire podio provvisorio per il tedesco, quindi Nadim, Peters, Weber, e poi c'è Walcott per Trinidad e Tobago, che in un solo turno scivola dal primo al quarto posto. C'è poi Vadlich con il suo 84 e il 52. Adesso tocca anche al keniano Yego. Lungo donne che adesso ha, mentre fatemi aggiornare anche la scritta qua sopra, finale lungo donne, che ha avuto anche l'ultimo tentativo da parte di Jasmine Moore prima dello sbarramento, 6,62, dunque non si migliora. E aspettando il salto di Pristine Oluchi Okogonor, che è attualmente in pedana, avremo anche la possibilità di tracciare un primo bilancio della prima metà di questa gara. Ese Brume, con il 6,63 dell'ultimo salto che aveva a disposizione, è riuscita a tornare tra le prime 8 e sarà proprio la compagna di squadra a poterle fare lo scherzetto per poter scalzarla dalla lista di coloro che faranno gli ultimi tre salti. Niente da fare. Dunque abbiamo l'ufficiale composizione delle prime 8 che si giocheranno questa finale del lungo donne: Davis, Moore, Mihambo, Iapichino, Smith, Rotaru Kotman, Nichols e Brume. Tutte e tre le americane, una delle nigeriane, abbiamo l'Italia con Iapichino, la Germania con Mihambo, la Giamaica con Smith e la Romania con Rotaru Kotman. Pietro, non è personale per Nadim, perché qua nei risultati vedo soltanto... No, ecco perché non era personale. Beh sì, è record olimpico e a questo punto primato personale per Arshad Nadim. Non vedevo la scritta personal best, ma ha ragione. Quindi cade un ulteriore record olimpico in una gara qua a Parigi. C'era stato il record olimpico dei 10.000 metri che aveva aperto le danze. Abbiamo avuto il record olimpico del mondo nel salto con l'asta con Duplantis. Abbiamo avuto il record olimpico ieri nella finale del lancio del disco, vinta a sorpresa da Stona per Giamaica, battendo Alekna di pochissimi centimetri, e pensate quanto deve aver bruciato al lituano. Adesso un altro record olimpico per Nadim nel giavellotto uomini. Abbiamo avuto il record olimpico anche nei 1500 metri uomini, penso pure nei 5000 metri donne, ma li devo andare a controllare. E adesso abbiamo Nerai Chopra pronto con il suo secondo tentativo nel giavellotto. Per sperare nella vittoria deve sicuramente migliorarsi e di parecchi metri. La spallata di Chopra, questo lancio è buono, il giavellotto a terra vicino ai 90 metri, quindi per ora Chopra è secondo. Inizia anche a fare i gesti alla folla, attenzione perché sto arrivando. Sa che ha comunque dalla sua la possibilità di migliorarsi. Ha una grandissima forza di volontà l'indiano, che ha passato gran parte della sua carriera, una gavetta infinita diciamo, ad allenarsi in campi di fortuna, e poi si è trovato dal nulla a diventare la star dell'India, un paese che era inizialmente focalizzato esclusivamente su altri sport. Ovviamente c'è il cricket come sport nazionale dell'India, ma adesso... Se anche lì mi riferisco all'intervista, chiede ai bambini qui è il loro mito, molti risponderanno anche Nerai Chopra, Neeraji Chopra. Un altro lancio un po' interlocutorio, era il turno di Mardare per la Moldavia. Allora, vi leggo gli ultimi commenti. Tebogo Chapeau per Cap, le misure del giavellotto discretissime. Intanto
15-17 Italia. Ricorda Thomas di che partita stiamo parlando. Poi, record continentale asiatico oltre che record olimpico, ribadisce Pietro Ploner. Solo Carl Lewis ha vinto 4 medaglie nei 100, 200, staffetta e salto in lungo. Ma si parlava ovviamente anche di un'altra atletica. A prescindere da qualsiasi discorso sulla preparazione, adesso è ancora più difficile con l'iperspecializzazione avere chi sia in grado di andare forte sia nella velocità che nei salti. Almeno ci aveva provato a inizio carriera Marcel Jacobs. Anche per quanto riguarda il nostro Furlani, hanno fatto la scelta saggia, credo, di focalizzarsi dopo le categorie giovanili, pur se è ancora under 20, ricordiamo, esclusivamente sul lungo, diciamo dopo le grandi prestazioni fatte, tra l'altro nel salto in alto tra gli allievi. Un altro atleta che era molto polivalente e che adesso sembra essersi concentrato esclusivamente su una delle sue discipline di lezione, in questo caso il salto in alto, è il vice campione del mondo Yvonne Harrison, che però ieri nelle qualificazioni del salto in alto appunto è rimasto fuori, anche lui acciaccato e consolato dall'acciaccata a sua volta Tamberi. Queste qualificazioni che sono state vinte dall'acciaccata a sua volta Barshim. È veramente un bollettino di guerra la situazione attuale del salto in alto uomini. Però Tamberi ovviamente ce l'avremo sabato, quindi sabato tutti a tifare il capitano della Nazionale Azzurra, che avrà qualche giorno per recuperare dai problemi che lo hanno preso qualche giorno fa. Siamo già nel corso del quarto turno di salti del lungo. Ese Brume ha recuperato dall'ottavo al quinto posto, rimane ottava Moanet Nichols, anzi scivola Moanet Nichols, Larissa Iapichino dicevo che salterà per quinta. Abbiamo al via anche le serie dei 200 metri dell'Heptathlon, la gara che chiuderà il programma di oggi delle prove multiple femminili. Questa è la tratta al via. Vado a vedere perché siamo vicini anche alla partecipazione di Sveva Gerevini. Sveva sarà nella seconda delle batterie, ha un semifinale, ha un personale di 23.81 realizzato nella sua stagione d'oro, che ha visto anche il record italiano proprio ai campionati europei di Roma. Ma questa che è la prima delle serie vedrà il via O'Connor per l'Irlanda, Nemes per l'Ungheria, così come Krizan in corsia numero 4, Sulek Schubert per la Polonia in 5. La favorita di questa gara in generale, Nafisa Tutiam, in corsia numero 6, anche se la belga ha nei 200 metri uno dei suoi punti deboli, motivo per il quale la troviamo qua nella prima delle serie. C'è poi Odouda per la Gran Bretagna e Vanninen per la Finlandia. Anthony ricorda che Carl Lewis ha fatto 9,86 nei 100 e 8,87 nel lungo. Ed è una storia molto interessante cercare di analizzare proprio il motivo per cui il salto in lungo è una delle discipline più refrattarie a miglioramenti in questi ultimi anni. Nonostante il progresso tecnologico che ha conquistato le gare di velocità, soprattutto quelle di velocità prolungata e di mezzo fondo, progresso tecnologico che sembra essere meno influente per quanto riguarda i salti. E quindi possiamo ancora confrontare la grandezza di prestazioni come quelle di Carl Lewis a, ad esempio, l'8,65 realizzato ai campionati europei di Tentoglu, che è comunque diventato campione olimpico pure in questa occasione. Ci siamo con la prima delle serie dei 200 metri nell'Heptathlon. Serie con i tempi più interlocutori, ma anche la serie con Nafisa Tutiam. Gara partita in questo momento, una partenza di Tiam discreta, considerato il suo valore, la sta superando in questo momento Sulek Schubert per la Polonia in corsia centrale,
Quindi Polonia davanti a Belgio in questi ultimi 50 metri comincia a far fatica, Thiam ma resiste in seconda piazza. La Polonia dunque con Sulek Schubert che vince con un buon 24-21, primato stagionale sia per lei che per Thiam, che dovrebbe essere vicina anche al primato personale. Vediamo i risultati che vedono. Sto prendendo le pagine sbagliate. Sulek Schubert vincente in 24-20, Thiam 24-46, Vanninen 24-74, O'Connor 24-77 e Krizan 24-92 con Odouda 24-97 e Nemes 25-61. Dunque una Thiam che è lì e sta tenendo il ritmo per fare 7000 punti in questa gara di heptathlon alle Olimpiadi. Per dirvi, Sveva Gerevini con il suo 23-81 di Roma ha la possibilità già di battere tutte queste. Sveva, vi ricordo, in questo momento è 19esima con un ritardo di circa 400 punti, 320 punti su una fissa Tutiam, una cinquantina ne può recuperare già adesso. Certo, è molto difficile pensare a un podio, ma può ripetere le prestazioni di Roma e cercare di mettere qualche tassello in più per la sua crescita come migliore delle heptatlete italiane. Malaika Mihambo intanto nel suo salto è lungo ed è un salto molto buono, ma sembra nullo e non è molto contenta, infatti, leggendo la mimica facciale della tedesca. Un ottimo salto, anche se lasciato 11 centimetri, aveva 11 centimetri il piede oltre il limite consentito. Questo vuol dire che ha già saltato anche Larissa Iapichino. Larissa Iapichino che fa 6.83, dunque grande costanza da parte dell'azzurra, che però non si migliora e quindi ha ancora 7 centimetri da recuperare alla tedesca per continuare a cullare il sogno di podio. Abbiamo ancora due atlete in questo quarto turno. Abbiamo Jasmine Moore, che è in questo momento in pedane, poi Tara Davis-Woodhull. Quindi aspettiamo la prima delle due, la sua rincorsa, se la diretta mi fa la grazia di vedere qualche cosa. Ho visto male anch'io, c'era molto lag nel video. Comunque Moore non si migliora, fa 6.75. Nel salto in alto maschile, Anthony, c'è una situazione molto simile a quella del lungo. Come dici tu, vari atleti superare 2.40, ma al femminile non è che c'è stata questa differenza, perché il record del mondo di Maucic è stato realizzato perché Maucic è un'aliena in questa disciplina. Intanto Nadim nel giavellotto, ma le prestazioni sono totalmente in linea con quelle di 10, 20 o 30 anni fa, o addirittura le prestazioni medie sono leggermente calate rispetto a 20 o 30 anni fa. Quindi tolto l'outlier, cioè quel risultato che a livello statistico è impareggiabile e non rappresenta la media della distribuzione, la cosiddetta media della distribuzione è in effetti, diciamo, ad essere buoni stabile in tutte le gare di salti, con rarissime eccezioni. Tara Davis intanto, il suo tentativo numero 4 nel lungo, che bel salto, anche questo una pedana al limite, aspettiamo il responso dei giudici, è buono, anche lei è un po' incredula, è un buonissimo salto questo di Tara Davis che allunga ancora, alza la posta in gioco, siamo dalle parti dei 7-10, una pedana presa con soli 4.3 centimetri, rubate alla misura. Tara Davis fa in questo momento 7-10 esatti e dunque allunga in testa alla gara di lungo donne. Davis davanti a Moore per in questo momento 14 centimetri e certo rende più difficile i giochi soprattutto a Malaika Mihambo, che dovrà fare qualcosa dalle parti del suo primato. Malaika Mihambo, leggiamo il suo profilo, lei è la campionessa olimpica di Tokyo 2021, il suo primato personale è 7.30 realizzato ai campionati del mondo di Doha e mi ricordo quanto fosse eccezionale quella competizione. Per arrivare terza Larissa deve fare il suo personale, ma a sto punto perché non puntare direttamente a 7 metri, insomma. Larissa ha dimostrato esattamente come Mattia Furlani di essere in grado di chiudere molto bene, in crescendo nelle sue gare. Tra l'altro, magari non ne ho parlato abbastanza, ma che sfortuna Mattia, perché l'ultimo salto nullo
poteva voler dire primato personale, magari una posizione guadagnata dalla terza alla seconda, un atleta che ha dalla sua un talento straordinario, e ne parlano molto anche all'estero, non solo in contesti italiani, come il vero grande saltatore del futuro. Dunque aspettiamoci un Furlani che, già competitivo adesso, non ancora ventenne, potrà darci ancora più soddisfazioni per l'atletica leggera azzurra nei prossimi anni. Come la rissa, anche se la rissa ha qualche anno in più sulle spalle e fa, come dire, ridere parlare di qualche anno in più sulle spalle per un atleta che ancora, credo, 23 anni. La rissa che però ha, come dicevate nei commenti qualche tempo fa, ha avuto un po' questa fase di stallo e di conseguenza inizia ad essere un po' più dura e immaginarsi miglioramenti prorompenti. Ma mai dire mai nell'atletica leggera. Quindi ci credo ancora a una Larissa Iapichino che in futuro possa regalarsi la soddisfazione di prestazioni sopra i 7 metri, chissà anche adesso, e poi allungare ulteriormente per sognare risultati ancora più sensazionali. Ma adesso abbiamo la seconda delle serie dei 200 metri dell'Heptathlon, viene inquadrata Witz per il Belgio e poi Sveva Gerevini per l'Italia. Sveva che quest'inverno è stata bravissima ai campionati mondiali indoor, arrivare a un passo da quella che è stata la medaglia di bronzo, una sfida al cardiopalma con l'olandese Sophie Doctor, che vedremo in serie numero 3. Nella serie numero 2 le avversarie principali dell'azzurra sono Anna Hall per gli Stati Uniti, un primato personale addirittura di 22,88, di livello eccelso anche nella velocità come disciplina considerata individualmente. C'è poi Caroline Schäfer per la Germania in corsia 2, Hawkins per gli Stati Uniti in corsia 4, Araujo per la Colombia, Osterwegel per l'Olanda, appunto Witz per il Belgio e Newton Smith per l'Australia. Non è così impensabile una Sveva Gerevini che si riscatti dalle prime prestazioni non al top, pur se di ottimo livello, in questo heptathlon, andando a vincere questa serie e recuperando qualcosa dalla 19esima posizione provvisoria delle prime tre gare. Atleti dei tuoi brocchi, e tra poco avremo la seconda serie dei 200 metri dell'heptathlon. Continuo a vedere quello che succede intanto nel giavellotto e nel salto in lungo donne. Nessuna sorpresa dal giavellotto adesso e abbiamo già il quinto turno di salti tra le donne. Ecco, atlete che sono richiamate dai tre blocchi per alcuni problemi in partenza, nessuna squalificata. E vi dico che Larissa Iapichino sta per prendere la strada della pedana. Ci sono stati alcuni sorpassi. Akelia Smith per la Giamaica è scivolata in ultima posizione già nel turno precedente. Dopo di lei avremo Larissa Iapichino. E l'unica vera sorpresa di questo turno del giavellotto è che Jakub Badlič per la Repubblica Ceca è risalito in terza piazza con 88,50, superando Anderson Peters, che fino alla grande prestazione di Nadim era addirittura in testa. Ma eccoci con la semifinale, con la serie numero 2 dei 200 metri dell'Heptathlon, Sveva Gerevini in corsia numero 7, Sveva che è partita molto bene ed è attualmente in testa, 100 metri dalla conclusione per l'azzurra, Gerevini contro Witz e stanno venendo all'interno Anna Hall, ma anche Schäfer per la Germania. Sveva registe per andarsi a prendere questa serie. Sveva vince in 23,58. Primato personale, il sorriso per l'azzurra. Un grande risultato per Sveva Gerevini, che ha realizzato, pensate, ben 1021 punti con questa prestazione confermata a livello ufficiale dai cronometristi. 23,58 per Sveva Gerevini, 23,85 per Schäfer,
per la Germania, che ha provato a recuperare nel ritirino finale, ma la nostra era davanti già da prima e ha dimostrato grandi doti di tenuta nell'ultima parte di gara. Ed è proprio una signora prestazione da parte di Sveva Gerevini. Pensate che Witz, che è anch'essa una pretendente al podio, fa 23,86, ma soprattutto Anna Hall per gli Stati Uniti fa solo 23,89, perdendo una trentina di punti rispetto all'azzurra. Osterwegel per l'Olanda fa 24,35, Araujo per la Colombia fa 24,46, Hawkins 24,49 e Newton-Smith 24,76. Una bella prova di forza da parte dell'azzurra, che ha dimostrato che a queste Olimpiadi c'è per ritoccare quantomeno il suo record italiano. Una corsa forse un po' più da quattrocentista che da duecentista pura, ma non è una duecentista pura, è appunto una decatleta. E quasi questo è meglio, perché fa pensare e sperare bene per gli 800 metri che chiuderanno la prova dell'eptathlon. Ho detto decatleta, è una eptatleta. E appunto avremo domani gli 800 metri, dove potrà ancora una volta risplendere. Larissa Iapichino intanto il suo quinto salto. Larissa è a terra dalle parti ancora dei 6,80, 6,83, 6,84. Larissa ha bisogno di un grande ultimo tentativo, fa 6,78 in questo quinto, quindi la situazione non cambia e si fa dura adesso per la medaglia. Dovrà proprio tirare fuori il coniglio dal cilindro, lo farà tra una decina di minuti, quando sarà chiamata in pedana per l'ultima volta. Quindi attenzione Larissa, perché il podio sta a 6,95 adesso con Malaika Mihambo. Anche lei sicuramente non sarà soddisfatta per ora, perché ha bisogno di difendere l'oro olimpico conquistato a Tokyo, ed ha nelle sue corde prestazioni ben migliori. Sul trono in questo momento c'è Tara Davis, che con la sua positività ha inanellato una serie semplicemente meravigliosa, culminata con il 7-10 del quarto tentativo, e adesso ne ha ancora due per poter fare meglio. Malaika Mihambo dunque la sua rincorsa per il quinto di sei tentativi nel lungo donne. La tedesca che stacca in questo momento e replica più o meno quello che ha fatto nei turni precedenti. Forse riesce proprio per centimetri, sono due centimetri con i quali Malaika Mihambo ha superato 6,98 Jasmine Moore, Stati Uniti, 6,96. Dunque si avvicina alla barriera dei 7, ma non abbastanza, sono circa 12 centimetri di ritardo per l'obiettivo vittoria. Diciamo 13, perché la seconda miglior prestazione di Tara Davis è comunque migliore. Quindi io mi aspetto fuochi d'artificio nell'ultimo turno di questo lungo, perché ci sono delle insoddisfazioni da parte di molte atlete che vorranno dare il tutto per potersi migliorare. Sentore di regno, Luca, incrociamo veramente le dita. Ma questa è la Iapichino che abbiamo visto anche nelle scorse stagioni. In senso, è un'ottima Iapichino. Semplicemente abbiamo atlete che stanno andando molto, molto forte, e di conseguenza abbiamo bisogno di superarci. E qua sto parlando impropriamente usando il noi, in quanto è tutto nella testa, nelle ambizioni e nelle possibilità di Larissa per ottenere questo risultato. Da noi potrà arrivare soltanto il tifo. Intanto Moore fa 6,88, dunque non migliorandosi, mantenendo la sua terza piazza, scivolata di una posizione proprio qualche istante fa grazie al salto di Malaika Mihambo. E adesso abbiamo Tara Davis. Mentre mancano soltanto pochi minuti, abbiamo ancora una serie dei 200 metri dell'Heptathlon per avere il gran finale della gara dei 400 ostacoli donne. McLaughlin contro Femke Bol. Per questa gara dovremo aspettare esattamente le 21:25, quindi un quarto d'ora circa. La terza delle serie dei 200 metri dell'Heptathlon vede un atleta che non è al via, non è in partenza. Sta parlando della tedesca Weissenberg. Adesso abbiamo Tara Davis nel lungo. Dunque ancora occhi puntati sulla pedana. Tara Davis strappa un po' in quest'ultimo salto, ha cercato di strafare, viene un interlocutorio 6,50 o poco più. Abbiamo dunque la serie numero 3 dell'Heptathlon: Kellin per la Svizzera in corsia numero 2, Vetter per l'Olanda in 3 con la compagna di squadra Docter in 4, Katarina Johnson-Thompson a pochi punti dalla prima piazza
nella corsia numero 5 e potrebbe proprio sfruttare le sue migliori doti da 200 metrista per superare un'altra volta Nafisa Tutiam. Brooks per gli Stati Uniti in corsia numero 6, West per l'Australian 7, non c'è più Weissenberg, ma c'è Lasrak in corsia numero 9. L'Italia è prima nelle classifiche delle medaglie di legno. Paolo, sì, non solo per l'atletica leggera, anzi forse non lo è per l'atletica, dove certo ci sono stati il quarto posto di Stano e il quinto posto di Fabbri, ma sono arrivate così tante medaglie di legno dagli altri sport da farsi un po' mangiare le mani. Considerato che oggi abbiamo vinto il nostro 10° oro, se non sbaglio, tra tutti gli sport, abbiamo dunque raggiunto il risultato di Tokyo, considerando soltanto gli ori, abbiamo però molte meno medaglie e tra le molte meno medaglie che abbiamo vinto pesano tutti i legni, quindi i quarti posti ottenuti. Quindi un po' brucia, certo, ma ci sono tanti fattori, c'è sicuramente il fattore sfortuna, non posso parlare per altri sport, ma per l'atletica il fattore sfortuna ha inciso molto. Stano ha avuto i problemi alla caviglia, Palmisano ha avuto il Covid, Fabbri ha avuto la pedana bagnata. Non sto trovando scuse, ma cerco di essere più oggettivo possibile in questa analisi. Per quanto riguarda la rissa di Pechino, ci sta avere queste atlete che stanno semplicemente rendendo come ci saremmo aspettati. Quindi per la rissa ci vuole comunque qualcosina in più, ed è ancora un tentativo per farlo, per agguantare il podio. Quindi in un certo senso è una parafrasi di quello che ha detto Luca. 35 tra quarti e quinti posti, si è messi bene. Ma adesso abbiamo sta ultima serie dei 200 metri. Heptathlon. Parte in questo momento l'ultima serie di 200 metri dell'Heptathlon. Attenzione alle corsie centrali con Katarina Johnson-Thompson, che si sta già portando in testa a 120 metri dalla conclusione. In seconda piazza all'esterno Taija Brooks per gli Stati Uniti, che adesso però perde molto rispetto alla britannica, e quindi è la Kellin per la Svizzera che dà più filo da torcere all'attuale leader, che però è nettamente in testa. Viene su molto bene anche la Doctor. Vince in 23:45 Katarina Johnson-Thompson. E non è tanto più forte rispetto a quanto visto da corretto in 23:44 rispetto a quanto visto fare da Sveva Gerevini. Dunque Sveva Gerevini è andata fortissimo, 23:58 per lei dovrebbe essere la seconda della gara, quindi secondo posto nei 200 metri dell'Heptathlon per Sveva Gerevini. Si recuperano tanti punti con il suo 23:44. Katarina Johnson-Thompson di punti ne fa 1035, Doctor 23:73 fa 1007. Dicevo della rivalità nata per forza di cose tra Doctor e Sveva Gerevini per il terzo posto conquistato dall'olandese Danny dell'italiana nel pentathlon indoor di Glasgow ai campionati di quest'anno, campionati mondiali di quest'anno. La Srak Class fa 23:87, Kellin 23:88, Brooks 24:02, Fetter 24:36 e West 24:73. Sono tutti inseriti i risultati, quindi Gerevini seconda attualmente, abbiamo Tiam che è arrivata a tredicesima e di punti ne ha persi circa un'ottantina abbondante nei confronti della britannica. La classifica vede, dopo 4 di 7 gare, Katarina Johnson-Thompson 4.055 punti, Nafisa Tutiam 4.007, 48 punti di ritardo, Hall 3.956, Visek Doctor sono ancora agganciate per il bronzo, soprattutto la Witz, e Sveva Gerevini ha recuperato addirittura dalla 19esima alla 13esima posizione, con 3.703 punti, di conseguenza 350 punti di ritardo nei confronti di, fate vedere, sì, Katarina Johnson-Thompson. E adesso, per curiosità, aspettando la finale dei 400 metri ostacoli donne, vado a vedermi ai campionati europei di Roma quanto aveva fatto Sveva Gerevini al termine della prima giornata, per vedere se questo record italiano è veramente alla portata anche qua alle Olimpiadi, anche se sarà piuttosto difficile navigare sul momento il sito dei campionati europei. Vediamo se ce la faccio.
Sarà veramente difficile. Allora. Perché devono vendere la navigazione piuttosto facile quando i campionati sono in corso, ma praticamente impossibile quando i campionati non lo sono? Continua intanto la finale del Giavellotto, abbiamo pochi minuti al momento decisivo del Lungo Donne, quindi torno un po' indietro. Notizia ufficiale, Pietro, l'AISA ha il Covid, quindi quello che mi aspettavo da quanto vedevo nella camera della call room era corretto. Mi stai dicendo che Femke Bolstra vince per i 400 metri ostacoli, Paolo, ma in teoria abbiamo ancora qualche minuto, vero? Non sono indietro, esatto, abbiamo 10 minuti alla gara dei 400 metri ostacoli. Quindi, faccio un piccolo punto della situazione, non riuscendo a ottenere le statistiche che avrei tanto voluto. Nel salto in lungo donne sta saltando Oese Brume. Nel giavellotto uomini continua a guidare dopo tre lanci Nadim su Chopra e terzo posto per Vadleic. E adesso abbiamo Oese Brume dunque al suo ultimo sforzo. Non riesce ad agguantare il podio, non riesce nemmeno a superare altre atlete. Oese Brume chiude in quinta piazza con 6,70. 17 centimetri avanti alla Larissa Iapichino, che adesso è chiamata la grande impresa. Dunque, ultimo salto di Larissa Iapichino tra pochi istanti nel lungo donne. E appena qualcosa di interessante succede anche dal giavellotto, ovviamente ve lo farò sapere. Ecco, forse ce la faccio a darvi i risultati che avevo anticipato. Larissa Iapichino, l'ultimo salto del lungo della sua gara, attualmente quarta piazza. Non arriva il bronzo, purtroppo. Non arriva il bronzo, forse arriva qualche centimetro di miglioramento. Larissa Iapichino chiude quarta nel lungo donne. Non c'è soddisfazione nel suo viso. Comunque una gara molto solida, chiusa dalle parti dei 6,85. 6,85 è il suo ultimo salto in una serie molto regolare e costante. Aveva fatto 6,87 nel secondo turno, in virtù del quale ha raggiunto la quarta piazza a circa 12 centimetri dal terzo posto di Jasmine Moore. E adesso la gara si sposta sul podio, vedremo se l'ordine Davis, Mihambo, Moore sopravvivrà a quest'ultimo tentativo delle tre atlete citate, oppure se appunto la Moore supererà Mihambo, se Mihambo riuscirà a esprimere tutto il suo potenziale proprio all'ultimo tuffo per la medaglia d'oro. Moore salta in questo momento, anche lei qualcosa dalle parti di Larissa Iapichino, quindi non si migliora. Confermato il terzo posto di Jasmine Moore, 6,88 quest'ultimo salto, e adesso tocca a Malaika Mihambo. Nulla da fare per Larissa, Pietro, ma come dire, una costanza encomiabile. Non abbiamo messo questi tasselli in più per raggiungere questa quota dei 7 metri. È una delle atlete, insieme a Furlani, però, che ha mantenuto il suo valore in maniera migliore tra campionati europei e olimpiadi. Almeno questo glielo diamo. Cosa che purtroppo non è riuscita, ad esempio, agli ostacolisti Sibilio e Simonelli, che non vedremo in finale nei 400 ostacoli e nei 110 ostacoli, rispettivamente. Adesso abbiamo gli ultimi due salti del lungo, con Malaika Mihambo, pronta a dare il tutto per tutto. L'atleta tedesca, campionessa olimpica uscente, il suo primato è ampiamente sopra i 7 metri, 7,30,
deve farne 12 di più di centimetri rispetto al 6,98 del quinto tentativo per riuscire a battere il 7,10 di Tara Davis Woodhull, Stati Uniti, attualmente in testa. Eccoci con Malaika Mihambo, la sua rincorsa, e poi niente da fare. Ha veramente dato il tutto per tutto, ma ha mancato completamente la pedana, ha spinto troppo e si è resa conto subito che sarebbe stato nullo. Dunque Malaika Mihambo butta via l'ultimo tentativo nel lungo, tra l'altro un vento nettamente contro per questo sesto turno di salti, almeno per quanto riguarda Malaika, che è stata piuttosto sfortunata, e quindi la vittoria di questa gara va a Tara Davis Woodhull, Stati Uniti, 7,10, e vediamo se troverà le energie per fare un ultimo salto. Intanto si abbracciano la seconda e la terza. Tara Davis, dunque, che è chiamata, e vedo già che sta cedendo all'emozione a onorare la sua gara di lungo con un ultimo salto, ed eccola in pedana. Vediamo se riuscirà a trasformare questa energia in un ulteriore miglioramento. Non è il primato personale di Tara Davis, un'atleta classe 99 che consacra la sua carriera con questa vittoria olimpica. Prima aveva un argento nei campionati mondiali e un titolo nei campionati mondiali indoor. Il suo record nel salto in lungo è di 7,18, anche primato personale ottenuto indoor, e adesso Tara Davis è pronta a cercare di raggiungere questo ulteriore obiettivo nella gara più importante della vita, la gara che le ha regalato l'oro olimpico. Tara Davis, dunque, la sua rincorsa. Tara che salta un po' peggio, ma adesso è pronta finalmente a rilasciare tutta la sua emozione, a scaricare la tensione di mesi e mesi di preparazione. Un atleta molto solare che attualmente sta facendo l'angelo nella sabbia e si sta avvicinando alla tribuna a abbracciare tutti i suoi amici, credo allenatore o fidanzato. Tara Davis Woodhull, un altro oro, manco a dirlo, per gli Stati Uniti. Un oro statunitense che non è arrivato a sorpresa nei 200 metri uomini, dove invece Thibaut Gaud ha battuto un Bednarek e soprattutto un Lyles molto debilitato. Senza 7 metri è difficile vincere le medaglie olimpiche e mondiali. E Pietro, la cosa ancora più, come dire, importante, la cosa ancora più interessante come dato da sapere è che questa è forse l'epoca nella quale le misure necessarie per vincere a livello internazionale sono più basse negli ultimi 30 o 40 anni. Perché ai tempi di Fiona May, ma anche solo a Doha 2019, quando ancora c'era Spanovic, che poi è diventata Vuleta, 7,20 o 7,30 erano un po' lo standard della vittoria olimpica. Qua bastava, tra virgolette, fare 7,10. Quindi, come dire, è il periodo migliore per essere al top nel salto in lungo donne. Non sono molti i centimetri che Larissa Iapechino deve aggiungere per raggiungere questo obiettivo. Purtroppo però la cosa non è successa a queste Olimpiadi di Parigi. Certo che la carriera di Larissa è ancora lunga davanti a lei, e quindi già dal prossimo anno può puntare, forse aumentare la velocità della rincorsa, perché se c'è una cosa che un po' ha penalizzato, un po' ha sacrificato nell'ultima parte di carriera con il passaggio di allenatore, è stata la velocità fulminea col quale entrava in pedana. Magari questo può migliorare. Insomma, ci sono alcuni aspetti che possono decretare un salto sopra i 7 metri che Larissa può avere come punti di focus della preparazione invernale per un ipotetico 2025, anno della consacrazione. Cap ha preso il pronostico con 7,12. Alcune gare le sta prendendo veramente bene, Cap. Complimenti. Intanto Weber nel giavellotto, abbiamo credo soltanto due lanci da vivere in questa gara. Svetta il primo posto di Nadim per il Pakistan davanti a Nerai Chopra. Vi do la classifica ufficiale del lungo. Dunque, Tara Davis 7,10, Mihambo 6,98, Moore 6,96, Iapechino 7,87, Brume 6,70, Nichols 6,67, Rotaru Kotman 6,67 anche lei,
e 6,66 per Akelia Smith. Dunque grande bagarre nelle posizioni di rincalzo, Larissa manca per qualche centimetro, qualche spanna diciamo, la medaglia di bronzo. E stanno a presentare le finaliste della gara dei 400 metri ostacoli, quindi scrivo qua sotto, finale 400 ostacoli donne, aspettando anche gli ultimi lanci del giavellotto, adesso vi do i risultati provvisori. Il giavellotto vede il suo quinto turno di lanci con Weber attualmente in sesta piazza, è stato anche terzo per un attimo in questa gara, tocca a Iego, poi Badalic, Peters, Chopra e Nadim. Adesso ovviamente i fari sono puntati sui 400 ostacoli femminili. Salmon per la Giamaica in corsia numero 2, Sutherland per il Canada in 3, Maraval, Francia in corsia 4, McLaughlin, Levrone, Stati Uniti in 5, Fenkebo, Olanda in 6. Questa bella sfida che vedremo tra pochi istanti con le due atlete favorite affiancate, dunque sarà veramente un testa a testa quello che ci godremo. Anna Cockrell per gli Stati Uniti è in corsia numero 7, Rachel Clayton, Giamaica, in corsia 8 e Jasmine Jones, Stati Uniti in 9. Avere ancora una volta tre statunitensi nelle finali è la dimostrazione dello strapotere di questa formazione che sta andando più forte, se si poteva, anche delle scorse Olimpiadi. Alle scorse Olimpiadi, se non sbaglio, l'Italia è arrivata seconda nel medagliere con 5 ori, gli Stati Uniti vinsero 6 metalli più preziosi e 6 ori già avevano gli Stati Uniti prima di questa serata, al quale si è aggiunto l'oro di Tara Davis, un argento e un bronzo sui 200 metri. Insomma, abbiamo veramente degli Stati Uniti straripanti. Adesso però abbiamo una gara da seguire, un po' la sorpresa di Maraval per la Francia in corsia numero 4, non è stata sorpresa per McLaughlin e Ball. McLaughlin che lo scorso anno ha provato a puntare ai 400 metri piani senza però ottenere le grandi prestazioni che si sarebbe aspettata. Ed era già previsto ovviamente che sarebbe tornata anche sui 400 metri ostacoli a queste Olimpiadi per difendere il suo primato. Parte la gara in questo momento. McLaughlin in corsia numero 5, Fenkebol in corsia numero 6, è partita fortissimo McLaughlin, ha già questo mezzo metro di vantaggio nei confronti di Ball che dovrà recuperare come solita nel retterino finale. Le altre atlete sono piuttosto staccate, ma è andata forte in questa prima parte anche Anna Cockrell per gli Stati Uniti, 200 metri che stanno per arrivare con Ball che ha recuperato quasi tutto lo svantaggio nei confronti di McLaughlin. Levrone si sta ancora comportando bene, Cockrell ma anche Clayton in corsia numero 8 e Jasmine Jones in corsia numero 9, sono nettamente staccate le atlete che vi ho appena citato rispetto alle altre dietro e sta dilagando in questa ultima parte di gara McLaughlin, Levrone, Ball invece stranamente in difficoltà e forse nemmeno l'argento si sta a prendere. E quindi la vittoria di McLaughlin arriva con un sensazionale 50,37! Nuovo record del mondo, 50,37! McLaughlin vince con 50,37 la finale della gara dei 400 metri ostacoli. Una Ball stranamente stanca, abbiamo visto e vissuto in questa gara. È arrivato per lei il terzo posto, ma con fatica. Il secondo posto arriva per Anna Cockrell per gli Stati Uniti, Ball che alla fine rischiava di perdere la posizione a vantaggio di Jasmine Jones che con 52,29, quindi soltanto 14 centesimi di ritardo rispetto alla olandese, ha fatto anche il primato personale. McLaughlin, record del mondo, 50,37. Cockrell 51,87, seconda piazza, Fenkebol 52,15, l'olandese aveva cercato di reagire tra i 100 metri della partenza e i 200 metri, ma poi ha iniziato a calare vistosamente nell'ultima curva e soprattutto nel rettilineo finale, come si vede in questo momento, è qua che Fenkebol inizia a cedere, e McLaughlin si invola verso la vittoria e il record del mondo. Molto bene anche Anna Cockrell col primato personale di 51,87, vedrete in questo momento quanto non sia stata una gara Ball-McLaughlin contro le altre, ma una gara semplicemente McLaughlin contro le altre. E Jasmine Jones, dicevo, ha fatto anche lei una grandissima gara e primato personale. Il quinto posto arriva per Rachel Clayton, Giamaica, 52,68,
e il sesto per Sean Salmon con 53,29. Sutherland settima con 53,88 e Maraval ottava con 54,53. Se la nostra Ayomide Folorunzo fosse riuscita ad ottenere risultati, un risultato che valeva la finale, comunque il suo primato la portava da qualche parte intorno alla settima e l'ottava posizione. Quindi sono nate tutte fortissimo queste atlete. Se pensate che fino a due anni fa, fino a tre anni fa, il record del mondo era dalle parti dei 52 secondi, sapere che abbiamo così tante atlete dalle parti dei 52 e il primato abbassato fino a 50,37 è sicuramente un segno di una disciplina in estremo spolvero. Fenkeball, che non si capacita della sua controprestazione, arriva comunque una medaglia di bronzo. Fenkeball ha vinto pure un oro nella staffetta 4x400 mista, ma questa, insieme a quella di Lyles, è una delle sorprese in negativo più importanti di questa Olimpiade, e speriamo per la formazione olandese che Fenkeball riesca ad ottenere grandi risultati nella staffetta, ecco, che sia in grado di recuperarsi una buona efficienza per la staffetta 4x400. McLaughlin non ha limiti, scrive Luca. Ball crollata nel finale, forse ha speso troppo per stare al passo dell'americana fino a metà gara. Questo può essere sicuramente, se l'ha fatto però aveva idea di poterlo fare. Spero che non sia sto virus che viaggia nel villaggio olimpico ad averla rallentata, come è stato per Lyles, ma semplicemente un problema di eccesso di attività. Tra l'altro McLaughlin non ha fatto la staffetta 4x400 mista, a differenza di Fenkeball, che comunque è una stacca novista, continua a ripetere, per la sua Olanda. Non è certo stata l'atleta che abbiamo visto finora. Anche lei forse ha pagato i campionati europei, una stagione lunghissima, dove McLaughlin non a caso non ha avuto nemmeno un posto nel ranking nei 400 metri ostacoli, perché non ha fatto tre gare nell'ultimo anno e mezzo in questa disciplina, in un meeting importante o in un campionato. Quindi una preparazione molto più progressiva, conservativa per l'americana, e un picco di forma ottenuto in maniera semplicemente eccelsa e straordinaria, un picco di forma che ha portato a questo ulteriore abbassamento del record del mondo. Poi non fraintendete il mio discorso, perché comunque McLaughlin era riuscita a migliorare ancora in questa stagione, ecco, il suo miglior prestazione nei 400 ostacoli. Però ha sicuramente gareggiato forse la metà rispetto a una Fenkeball che, tra staffette, 400 metri indoor, 400 ostacoli a destra e a sinistra, a questo o quel campionato, ha fatto molto molto di più. La finale di Larissa di Pechino, Thomas, è andata con una Tara Davis, qua ritratta, vincente in 7.10, una Malaika Mikambo che si è fermata poco sotto i 7 metri per la seconda piazza, Moore terza 6.96 e Pechino quarta con 6.87. Tutte quelle atlete che vi ho citato, forse un po' meno la Moore, hanno dimostrato una grande costanza di rendimento in tutta la finale, quindi queste sono le misure di Larissa Iapichino, intorno ai 6,90, doveva superarsi per arrivare a podio, purtroppo non è successo. La grande nota stonata per quanto riguarda le aspettative, tralasciando ecco quella di Larissa Iapichino, è stata quella di Malaika Mikambo, però. Perché con quello che aveva fatto vedere in qualificazione, con un lancio, con un salto così buono, nonostante i centimetri lasciati in pedana, pensavamo potesse raggiungere facilmente prestazioni sopra 7 metri, dunque mettere più pepe alla gara e in difficoltà la leadership di Tara Davis. Così non è successo, dunque il secondo posto di Mikambo. E adesso, dopo questa grande finale dei 400 ostacoli con record del mondo straripante di McLaughlin-Levrone, andiamo a vedere gli ultimi lanci del giavellotto uomini. Il quinto turno è andato con l'unico miglioramento da parte di Julian Weber, che però è riuscito soltanto a issarsi in sesta posizione. In realtà ha consolidato la sesta posizione con quanto ha fatto vedere nella sua ultima discesa in pedana.
Adesso si riparte con l'assi Etelä-Talo per la Finlandia, l'unico dei tre finlandesi presenti tra i 12 ad essere riuscito a ottenere un posto nei primi 8. Il finlandese Latalo, che mostra evidenti fasciature con la spalla e il gomito di lancio, fa soltanto 81,69. Sarebbe meglio evitare gli europei nell'anno olimpico, magari metterli dopo le Olimpiadi, Pietro. Tra l'altro, riguardo gli europei, c'è stata un'intervista molto interessante fatta da Pillole di Atletica al presidente della FIDAL, Stefano May. Stefano May che ha detto: gli era stata data la possibilità di fare i campionati europei prima delle Olimpiadi o un po' più a ridosso delle Olimpiadi, non mi ricordo se esattamente prima o esattamente dopo. Comunque non hanno avuto tanta libertà la FIDAL nello scegliere le date di questi campionati europei, hanno cercato di metterli il più lontano possibile alle Olimpiadi. E certo, ovviamente è evidente dopo tutti i risultati che abbiamo visto, un po' le controprestazioni da parte di quelli che hanno fatto grandi cose agli europei di Roma, che ha voluto dire per le prestazioni olimpiche. La cosa degli europei nell'anno olimpico è partita nel 2016, se non sbaglio, con gli europei di Amsterdam, e fa parte nella tendenza attuale a voler far sì che gli atleti gareggino sempre di più, sempre di più. E questa cosa non sta per niente rallentando, perché delle nuove manifestazioni arriveranno durante la prossima stagione. Dicevo di quella gara All Stars che dovrebbe raccogliere i vincitori di tutti i campionati dell'anno a sfidarsi per un titolo alla Supercoppa nel calcio. Forse dovremmo venire a patti col fatto che l'atletica segue delle logiche diverse rispetto a sport dove i campioni sono chiamati in campo molto più spesso, appunto come gli sport di squadra o anche come nello sci dove c'è una Coppa del Mondo praticamente infinita. Quindi o cambiare la formula in modo da permettere agli atleti di stancarsi di meno e invogliarli ad avere una situazione di forma più costante, ecco, senza avere durante tutta la stagione, senza avere troppi alti o troppi bassi. Oppure, come vi ho detto, venire a patti con questo e effettivamente ridurre la finestra del periodo di massima forma. Ma sembra che siano andati con la soluzione intermedia e che di conseguenza in questo modo abbiano generato delle storture come quella che abbiamo visto con l'eccessiva vicinanza tra i campionati europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Sai Luca, questo discorso era già partito dopo la gara di marcia con il quarto posto di Stanno e il ritiro di Palmisano, perché lì era veramente sistematico il fatto che gli atleti che avevano gareggiato a Roma facessero delle controprestazioni. Pensate a Kolstrom, ad esempio, nella gara olimpica. Ma poi si era avanzata l'ipotesi, era stata avanzata l'ipotesi che sto genere di atteggiamento valesse, questo genere di fenomeno valesse soltanto per le gare più lunghe, le gare più importanti di mezzo fondo, o di marcia o di fondo lungo, e molto meno per la velocità e i concorsi. Beh, in un certo senso è successo così per quanto riguarda il lungo di Furlani e anche in misura simile al salto di Larissa Iapichino. Però sono veramente molti ad essere caduti in questa trappola, ecco, dell'aver fatto molto bene a Roma e molto male a Parigi in tante discipline. Lancia Vadleic, attualmente quarto nel giavellotto, e non migliora. Dunque è stabilito il podio nel giavellotto uomini. Abbiamo il terzo posto di Anderson Peters per Grenada, il secondo di Nerai Chopra e il primo di Arshad Nadim. E sono proprio queste le posizioni che potranno scombinarsi negli ultimi tre lanci di questa gara. Mewtwo, grazie per essere anche tu qui con noi. Incredibile McLaughlin, e che delusione Fenke Ball, che evidentemente anche lei sta pagando una stagione molto lunga e l'aver contribuito alla vittoria nella 4x400 mista alla sua formazione olandese.
Larissa Ricci deve trovare quei 10-15 centimetri in più per medaglie in queste circostanze. Ed è quello che chiamano a gran voce i follower dell'atletica leggera italiana negli ultimi anni. Certo, quello che ha trovato è stata la costanza. Come dicevo qualche minuto fa, è forse il periodo dove per vincere una medaglia in un campionato mondiale o in un'Olimpiade, mentre niente da fare anche per Peters, nel lungo femminile, bisogna fare di meno rispetto a 10, 20 o 30 anni fa, perché bastavano 7 metri. E questa è una tendenza che è stata confermata anche in altre delle più recenti manifestazioni. Di conseguenza non sono molti centimetri, come stimi tu, 10-15 sono più che sufficienti. Mewtwo McLaughlin ci ha provato lo scorso anno a puntare su 400 metri, ma non è riuscita ad ottenere i risultati sperati. È veramente incredibile che McLaughlin abbia, credo a questo punto, soltanto un secondo e mezzo di differenziale tra la gara con gli ostacoli e la gara senza ostacoli, perché di solito si stimava in 3 secondi questa differenza. Quindi forse è quasi un blocco mentale che le impedisce di fare tanto nei 400 metri piani. Comunque la situazione attuale è una McLaughlin-Levrone che ha portato su un'altra dimensione la gara degli ostacoli e ancora non ha trovato la sua ridimensione nella gara dei 400 metri piani. Nirai Chopra, e sono soltanto 80 i metri dell'ultimo tentativo, lancio annullato, il giavellotto viene vinto da Arshad Nadim per il Pakistan con la sensazionale misura, record olimpico, record continentale di 92,97. Vedremo se avremo l'ultimo lancio da parte del pakistano che ha raggiunto il suo picco nel secondo tentativo. Tolto questo, sarebbe stato Chopra in testa, che tra l'altro ha fatto una sfilza di nulli dopo il suo 89,45. Terzo posto per Peters, un podio estremamente vario e atipico, anche solo guardandolo con gli occhi di 10 anni fa, in questa finale del giavellotto uomini. Peters, Nadim, scusate, dunque, a cercare di replicarsi e forse che migliorarsi in questo sogno olimpico. Nadim per il Pakistan e lancia dalle parti dei 91 metri e mezzo. Che grande gara da parte di Nadim, che ha dimostrato di essere in palla fino all'ultimo tentativo. Quindi Nadim vince con stragrande merito sta gara del giavellotto uomini, 91,79. L'ultimo lancio, 92,97 il migliore. Chopra 89,45. Peters 88,54. Vadlec quarto con 88,50, primo degli europei, 4 cm dal podio. Jago 87,72, Weber per la Germania 87,40, Wolcott 86,16 e Etela Talo 84,58 per la Finlandia. Un'altra gara di assoluto livello perché guardate quanti atleti dalla parte degli 88-89 metri. Non c'è un podio europeo, Thomas? In questo giavellotto c'è stato un po' di europeo oggi, però ovviamente nel salto in lungo con Malaika Mihambo. Nazioni europee che hanno difficoltà a performare in queste Olimpiadi. Pensate alla sfida europea per eccellenza, quella dei 1500 metri che c'è stata con Kerr contro Ingebrigtsen, e invece viene fuori l'americano Hocker per battere i due litiganti, anzi Ingebrigtsen va addirittura fuori dal podio. Insomma, sono molte le occasioni dove si pensava che l'Europa producesse medaglie d'oro e invece altre nazioni sono venute fuori, nella maggior parte dei casi gli Stati Uniti. E dicevo di un giavellotto che negli ultimi anni si è trasformato molto perché continuano a esserci atleti europei, ma intanto i norvegesi sono spariti, i finlandesi sono del mestiere, ma in posizioni di rincalzo e la Germania soffre, soffre tanto. 4% in maratona, Mewtwo, stai parlando delle medaglie dell'atletica italiana. Il miglioramento c'è, e questo lo confermo anch'io. Forse qualcosa potrei dire come commentario post-Olimpiadi. Ho solo un giorno di tempo tra la fine delle Olimpiadi e l'inizio ufficiale delle mie vacanze al di fuori di questa amata Germania, quindi insomma non avrò molto tempo per parlare, però forse qualcosa potrò dire in merito a comunque i grandi passi in avanti realizzati dall'atletica italiana in questi ultimi anni. Per ora l'unica medaglia è quella di Furlani nel lungo uomini. Abbiamo ancora la possibilità nella 4% e nella maratona. Come tu stesso hai citato,
nella 4%, ne ho parlato all'inizio live, sotto i 38 secondi ci possiamo già scendere con la stessa composizione del quartetto che abbiamo avuto oggi nelle qualificazioni, perché sia Tortu che Desailly avranno molta meno fatica nelle gambe, in quanto stamani hanno corso a poche ore di distanza dalle semifinali dei 200 metri uomini. Per quanto riguarda la maratona, il fatto che il percorso sarà molto diverso dalla classica maratona piatta dal record di un grande evento, andranno a Versailles e ritorno, e ci saranno due salite importanti, una che è lunga addirittura 2 km con pendenza media al 6% e punte al 14%, questo percorso potrebbe avvantaggiare molto Yaman Krimpa. Uno Yaman che però ha fatto anche lui gli europei e è andato bene, quindi speriamo che almeno per lui questo ragionamento non valga. Uno Yaman che comunque sia ha dalla parte sua un grandissimo allenatore come Pegoretti, che con tutta probabilità non lo ha portato ai campionati europei al picco di forma. Lo ha dimostrato tra l'altro per via del fatto che non ha vinto straripante questa mezza maratona di Roma, l'ha vinta perché ha una maggiore velocità di base ed è potuto andarsene nell'ultimo chilometro. Quindi sono comunque molto fiducioso per quello che farà vedere Krimpa nella mattinata di sabato, e ovviamente questa me la seguo, la maratona olimpica di sabato mattina la seguo con voi. Ho ancora dei dubbi per domenica mattina perché i miei piani cominciano a rendere un po' stretta una diretta, ma la maratona olimpica maschile è alle 8 del mattino di sabato, sicuramente la seguiremo. Abbiamo adesso l'ultima gara della giornata, la finale dei 110 metri ostacoli uomini. Quindi rispondo alla domanda di Thomas per anticiparmi e poi trarrò delle veloci conclusioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Dopo ovviamente la finale dei 110 ostacoli. Vi faccio vedere l'ingresso del grande favorito Grant Holloway, un altro che ha scheletri dell'armadio come Lyles dopo le Olimpiadi di Tokyo. Domani mattina, 9 agosto 2024, avremo il lungo dell'heptathlon e il giavellotto dell'heptathlon. Avremo le qualificazioni della 4x400 maschile e femminile, 10.40 e 11.05. E avremo il gli 800 metri, le semifinali di 800 metri maschili e dei 100 metri ostacoli femminili. La sera avremo le finali della 4%, del getto del peso, dei 400 metri donne, del salto triplo uomini. Attenzione anche qui, Diaz Hernandez è forse l'altra medaglia che potremo ottenere per l'atletica italiana. Le ultime gare dell'heptathlon, le finali dei 10.000 metri donne, ancora con Nadia Battocletti, pronta chissà a stupire ancora di più dopo quello che ha fatto vedere nei 5.000 metri, e la finale dei 400 metri ostacoli uomini con Carsten Warholm, che non è più straripantemente in testa nei pronostici come a Tokyo 2021. Adesso abbiamo la gara dei 110 ostacoli uomini con al via dalla 2 alla 9 Parchment per la Giamaica, già campione olimpico, Iopis per la Spagna, Roberts per gli Stati Uniti, Broadbell per la Giamaica, Holloway, il favorito statunitense in corsia numero 6, Bennett per la Giamaica in 7, Crittenden ancora Stati Uniti in corsia numero 8, ed è un'altra di quelle gare con 3 più 3, Giamaica più Stati Uniti, e il giapponese Muratake in corsia numero 9. Holloway in carriera ha fatto 12.81 ed è arrivato così vicino dal record del mondo della disciplina. Forse non lo farà oggi, ma potrebbe vincere in maniera straripante alla McLaughlin questa finale dei 110 ostacoli. Atleti su blocchi, e avremo anche l'ultima medaglia di questa serata dell'atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Parte la gara in questo momento, partito molto bene Roberts, lo affianca adesso Holloway che inizia a macinare, Holloway che prende un vantaggio strepitoso nei confronti degli avversari, dietro i giamaicani che però pasticciano un po' con gli ostacoli, Holloway dunque, e viene su bene, nell'ultimo ostacolo anche Broadbell per la Giamaica, e dunque Holloway vince in 13 secondi netti, secondo Broadbell per la Giamaica, e per la terza piazza dovremo aspettare un po' il photo finish. Dunque, vediamo il risultato ufficiale del photo finish. Holloway vince il 110 ostacoli con un tempo corretto in 12.99. Broadbell, Roberts, Iopis, Muratake, sono tanti gli atleti la cui posizione deve essere ancora decisa. Viene dato Roberts in seconda piazza
a dispetto del recupero di Brodbell, con lo stesso tempo del giamaicano, 13.09. Quindi podio Stati Uniti-Giamaica. Quarto posto che dovrebbe essere dello spagnolo Llopis. Aspettiamo il tempo definitivo. Comunque non una super finale. Certo, abbiamo avuto il tempo sotto i 13 secondi. E di conseguenza non lo buttiamo via. Ma un Holloway che è stato comunque straripante nei confronti degli avversari. Llopis arriva quarto con 13 secondi e 20. C'è poi Muratake per il Giappone con 13 e 21. Aspettiamo i tempi di Bennett, Crittenden e Parchment, il quale, questo è certo, l'ex campione olimpico, 13.39, Crittenden fa 13.32 e Bennett fa 13.34. Holloway è l'ennesima medaglia d'oro per gli Stati Uniti, non delude l'atleta statunitense che, in quanto a carattere istrionico, ecco, è di poco secondo a Lyles o a Tara Davis. È una caratteristica molto americana quella di esaltare il pubblico in questo modo, un grande culto della personalità che c'è negli Stati Uniti. D'altra parte, se non c'è lì, ecco, si trova raramente in altri posti del globo. Abbiamo avuto anche le ultime emozioni della giornata con la finale dei 110 ostacoli uomini. Leggo brevemente i vostri commenti e vi ho già fatto una preview di quella che sarà la giornata di domani. Ovviamente anche domani ci vedremo. Inizierò la diretta dalle parti della finale dei 100, della 4% uomini e donne, e poi andremo avanti fino circa alle 10 di sera a conclusione di questa nuova giornata dell'atletica. Un piccolo replay intanto da 110 ostacoli di questa diretta. Comunque, come sempre, mi sono divertito con voi a seguire l'atletica leggera alle Olimpiadi. Oggi la delusione del quarto posto di Larissa Iapichino, ma è sui suoi livelli e può solo migliorare da questo punto in poi. Non c'erano molti azzurri presenti, c'è stata Sveva Gerevini che ha chiuso in bellezza i 200 metri della prima giornata dell'heptathlon in queste Olimpiadi. E dunque, ciao atleti, io sono il Mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.